Io sto pensando a Ruth De Poison. Sta morendo, Insomma, ragazzi. È una musica. sono, ci sono. Ora Respira. iniziamo. Ma ragazzi, Benvenuto. è bannabile sta cosa, è bannabile. Taglia tutto, taglia tutto. Ma cosa? Origami. Mi dissocio completamente. Da non so Veramente cosa mi non ce la dissocio. faccio, raga. Che mi sono Raga, c'ho perso un'ora e allora. 2000. Arriviamo, mi si è rotta la voce. Come ti sei rotta la Vabbè, voce? andiamo che. Metti l'immagine dell'uccellino aperto a metà? No, vabbè, non lo mettere qua. Comunque poi sono troppo Io decento lo voglio, basso. Poison, però dipende che Mostriamo tipo di Ele, che è un po' uccellino. troppo alta. Alziamo Poison, chi si sente per un cavolo. Perché qua. Abbassiamo Ele di tutto perché è troppo alto. Io lo voglio vedere l'uccellino. No, no, no! Quale uccellino? Quale cuore? Ne ho tanti nella mia collezione. Ne vorrei solo uno, Poison. Vabbè, Ragazzi, insomma, comunque mi sto l'uccellino ce n'è sistemando. solo uno. Quale tipo di uccellino? Bella domanda. Preferisci quelli i piccoli o quelli più grandi? Quelli No, più quelli piccoli grandi, perché li poi. chiamo Io Larry. voglio quelli grandi, mi sono più Ah, comodi. ok, quindi tipo un'aquila reale, va bene. Va Oh, sì, va benissimo. bene, va bene. No, raga, famo iniziare la Ripagliamo la live perché scheda. No, la live è iniziata, solo che. Mai a scambiare un po' di Davvero? Vi messaggi. sto sistemando l'audio. Interventi Tanto inaspettati. parlate. Ok. Poison, si può sapere tutta Insomma. per me questa notte? Alu? Chi ha preso? Comunque c'è cioè, il fantasma. Si saluta. Dice che aspettava la live. Oh, Ah, ciao, grandissimo. Ciao, fantasma, non puoi capire. fantasma. Per iniziare ste live ogni volta quanto ci Ale. vuole? Cioè. Ale! Non riesco a vedere la Ale. Eh no, live. Ale! che. Ale, la sua Twitch non va alla live. Come non vola la live? Ale, Va. sì che La Twitch va, non perché sei. sono, non vedo la chat. Non vedo la Io non chat. vedo niente, io Neanche non vedo io vedo manco la che è in chat. live. Come Cristo posso No, fare? raga. Ale, ti Refresciate prego, la per pagina. favore. Ma no, Ma che mannaggia. pagina? Riflescia Non sto sto attivo. cazzo, Ale. È la Raga, prima vedete, volta avete che problemi con la parlo. live, le ragazze qui non riescono a vedere la live. Mamma mia. Ok, ora la vedo, Ah ora la no, vedo. adesso sì, Io la vedo, adesso ma vedo non la vedo la live. chat. Basta, clicca sul mio nome, no? Quello No, là ecco, dove è ora la scritto il vedo. mio Twitch cinese. nome. Clicca sul mio nome, Esatto. disapre la chat e metti in pausa la stream, almeno. Non mi si apre la Qualcuno ha chat, aperto la non live, dire metti mutatela. cagate. Ecco, l'ho mutata io. Non Silenziate, ok. dire cagate che non mi si apre se clicco il tuo nome. Dai, No, 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 no. sarebbe strano se ti si Ah. aprisse, Alu. Si apre se clicchi il mio nome. Si Allora, sta funziona così. Tu aprendo. apri la live, giusto? Non ti fa vedere che sto in live. Niente. A destra c'è una chat che tu premi in tastino e ti si apre. Oppure premi sul Ok. nome sotto e ti si apre in automatico. È sempre così Allora, Twitch. Non è che è il mio canale speciale. ti devi calmare. Esatto. Allora, io Io? clicco sul tuo nome. Tanto benvenuti. Famosi colli. Allora, vedo. No, no, no. Ah, lo stream, mi ti faccio vedere. Ma perché? Allora, condividi schermo, schermo. Schermi, Ragazzi, schermo. com'è? La bellezza della diretta. Ehi là. Vedi? Allora, Ele, sappiamo che ora stai laggando un attimo. Lo vedi il No, pesce? non sto laggando, non Clicca sto sul mio nome. nome. Oh. Vedi? A destra, ingrandisci lo schermo. Schermo così Quale piccolo. No, nome? eh. No, è la finestra proprio. Vabbè, la chat a fianco, mostra membri. Vabbè, Dove sta? Dov'è? chiudi qua, chiudi qua. Chiudo qua? Ingrandisce tutto lo schermo. Sopra. Il riquadro. A Ok. destra, alto destra sotto il tuo nome. Espandi. Sotto. Vai. Expand. Oh! È Grandissimo. sempre così. No! Sto laggando? Ele.
Oh, Ale mi ha detto stai allaga. No, perché probabilmente c'era la Mi stream sono di fatta Alu. mediale, sto Ok, puoi allaga. chiudere la stream, Alu. Ma no, ma la Ci sta stream provando. tua. Allora, Scusate, sì. ragazzi, eh. Lo so, problemi, problemi tecnici. Ma dimmi, ma non posso vedere. Problemi etici. Va bene, ci siamo? Possiamo iniziare? Happy for fun, No, Vince, non so che era quel verso, friends. lascia sto. Yes, for you and me. Na, na, na. Raga, mi stavo uscendo rotto, ma mi Raga, sono fatto. mutate, Mi cioè, dai, stavo fate. uscendo. Ragazzi, mi raccomando, siate gentili, siamo live. Boh. Allora, l'audio si sente, perché Siete no? gentili con chi, scusa? Con Io non lo boh. sento. Io non lo sento. Aspettate un attimo. Ma si sentiva qua la mesa, secondo me si sentiva Non dopo. lo so. Si sentiva dopo, si sentiva dopo. Allora, qua stavamo Oddio. 60-66%, vi ricordate? Sì. Oh, quindi dobbiamo andare al capitolo 3, in pista da ballo. No. Ecco, guarda che tette. Ma chi? Eh? Guarda, guarda. Ma la tipa? Sì, oh, chi sei? Se no, chi altro c'è? Scusa, eh. Ma con chi ce la dovrei avere? Ok, poi è lo stesso Secondo me divano, cercava scusate, non è lo stesso qualcosa divano di quello. di te. No, è un divanetto. Va Secondo me si bene. stava guardando il suo, comunque. No, Già quello rido. intendo. Allora, Sì. iniziamo. Mi raccomando, fate sentire il dialogo, che Rocci si è lamentato che parlate sopra le persone. In realtà sei tu che ti lamenti. Vabbè, pure Mi pare Rocci, la mo l'ha fatto memoria. magari Vabbè. ironicamente, però. Buona Ma non è visione, buona vero. visione. Non buona visione a te. Toppede. Allora, è la più carina del locale, ma in pista e la musica è molto alta. Non conosci i mossi da ballo, ma hai le capacità per sedurla. Obiettivo? Portartela a casa. Così va avanza, Qua andiamo belle lunghe, vai vai. eh. Vabbè. Poison, poison, poison. Musica. È mutata. Vabbè, lascia la mutata. Ma Mo se no. smuderà, mo se smuderà. Goditi la musica. Raga, vedo flash strani. È Aspetta, quello. sono andata E vicino a un funghetti, quello quindi. dipende da te, Alu. Noi lo vediamo molto limpido. Allora, non Ma che faccia camminare che fa? verso la Madonna, che luce. Ragazzi, non va cavallate, c'è tempo per tutte, ragazzi. Allora. brutto. Che brutto. Non mi ricorda un po' Lord of Ride, non so manco questa è di. Capolottina numero Allora, Capolottina numero 2. aspetta, vabbè, allora. Cambiamoci un attimo, allora. Apri con un open air d'opinione su cosa comprare alla tua sorellina. Sfiora Comprare la tua sorellina. il fianco. Apri in maniera non verbale, cercando di attirare la sua attenzione. Attacca con un ballo sensuale. Oddio, lo voglio dire la Attaccare. G. Io Attaccare. voglio la devi G. Attaccare. Comunque quello della sorellina. Vabbè, attacchiamo. Attaccare. Bravo. Stavo morendo fino a poco fa. Fantasma prova. Comunque io direi la C, la C. Vinzo, te ne intendi di Sì, questi? ma mi devo mettere l'occhiale di braccio, è troppo Andiamo piccolo. di dai che l'avete votata intanto. No, no, la C. L'hanno votata. Vabbè, se è giusta, Oddio. annullo. Piccione, raga. Che Oh, brutto. c'è quella di dell'altra volta, quella dietro. Le ho O fatto no? di ieri. He does it when he's very, very drunk and doesn't work too well. Ok, non va tanto bene. Ok, aspetta che me lo appunto. Bravo Ale, perché ricordiamo che Ma stavo Ale twercando. non apre il gioco da Vabbè, 2 anni perché non voleva restare da solo per imparare come si rimorchia. esatto, mi sentivo a disagio. Poverino. Facciamo con la Raccontatemi, ma sorellina fate o sfiorandole il piccione mentre fianco? balli. Il fianco. Sfiorarle il fianco. Ciao Rocci, ma guardate che carino. Grazie, Rocci. Il bello è che sta a spizza pure quella dietro. Ma raga, funge. Little bit risky, can work, can not work. So it's No, not the dai, safest non ci option, credo. E quello lo fa sometimes it della can be okay. sorellina. Ma come
Raga, ma quella dietro è quella dell'altro episodio. Sì, io gli ho dato pure a lei. Comunque quella della sorellina è da fa. Presentati brevemente e continua a ballare. A. B. Chiedile se vuole un drink. C. Balla. D. Chiedile con chi è venuta. In che senso? Con chi è ventua, veramente. Con ventua. Chi è ventua. Con chi è ventua, ragazzi? Quale volete fare? Sentiamo la fatta che dice. Chiedile con chi è ventua. Venuta. Madonna, io per lei. Aspettate un attimo, però. Scusate, tanto all'inizio, no, e voglio vedere la sorellina, tanto stiamo all'inizio. Scusate, ma è da fare. Si è avventato. Chiedile se è l'impostore, Ale. Scusate, saltiamo questa cosa. Vai, salto. Vai. Hey, can I ask you something really quickly? What? I need to get a present for my baby sister. What? Like, a present for my baby sister. She's gonna be like, what, 4 years old. What do you think I should get her? Dancing? No. You don't know? No. All right. E se ne va. Well, that didn't work, did it? Vabbè, allora apriamo anche l'altra. Abbiamo già fatto. In a noisy environment, you don't want to be too conversational, so starting by catching her attention non-verbally is the right choice. Ma non ti attrae con sti balletti? Ma quando mai? Al massimo ma chiude. Io ho detto se te la apri, ho detto se ti attrae. Vabbè. Cosa volete fare? Cosa volete fare? Chiaro, per sorriso chiedile con chi è venuta. Considera la guida è per Goblin alla fine. Ma guarda la faccia di quella dietro. Se non si vede. È interessata a lui, comunque. È tantissimo, quella proprio tanto. Cioè, quella penso sia l'unica che ha conquistato questo corso. Poraccio. Ok. Ma per giocare o sì, oscuro signore. Chiedile con chi è venuta oppure presentati brevemente. No, chiedile con chi è venuta. Vediamo. Con chi è ventua. Con chi è ventua. Vediamo con chi è ventua. Who are you here with? What? Who are you here with? My friends. I've got friends too. Okay. I got friends too. This is too much conversation. Remember, you're on the dance floor, so if you ask too much, if you talk too much, if you require too long a response, too many questions, she can easily just say ugh and get rid of you. So be careful. Scusate, ma prima abbiamo fatto quella giusta e non erano spogliate. Riga, no, mi sento male. Fa. Balla vicino a lei. Allontanati in stile moonwalk. Chiedile cosa le piace fare nel tempo libero. No, allontanati in stile moonwalk. Dai. A me non lo vediamo ballare, vediamo fare qualcosa. E se ne va. Ciao. Moonwalk? Really? Yes. Balla vicino a lei. Sì, tanto l'altra sarà mezzo giusta. È pronto. If you're just dancing kind of near her, then you know she could move away. So you want to escalate a little bit, get a little bit closer. Vedi. Guarda ancora quella con la faccia dietro. Ah. Suggerisci di bre qualcosa. Suggerisci di bre qualcosa. Se vuole sedersi, deve essere stanca di ballare coi tacchi. Prova a baciarla. Allora, direi proprio ci guarda. Anch'io ci. Andiamo. Don't you hate this crowd? Yeah. I hate it too. Whoa, juice bag. What? What? You skipped a few steps there, and even if you do kiss a girl quickly, you normally go through all of the steps, just fast and smooth.
A meno che è ubriaca. No, mi dissocio, non ubriacatele. Non ho approfittato. Sai qualcosa? No, no. Ero io quello ubriaco. Ubriaco che faceva le tipe. Una busta. Di essere stanca di ballare coi tacchi, secondo me può essere cringe. No. No, è considerevole. Cioè... Però c'è più che altro, cioè, bere qualcosa, cioè, quello che si fa normalmente, quindi. Easy, bere qualcosa. Qua Alu la conquisti subito, basterebbe da bere. Giusto, Alu? Non è vero, a me se sballo in quel modo già mi ha conquistato in realtà. Oh. A me se mi offrino il birra è già tutto grasso che cola. Vinzo dice la che puoi tirare una busta di concime. Una birra vieni quando vieni a Roma. Andiamo. Di tornare a Roma. Dai. Ti prepari una You must be tired from my show. And we should it's so loud as well. Let's go and sit down over there. Yes, please. Ma non gli ha detto dei tacchi. This is another reason to get off of the dance floor. And if you notice, it's not so much of a question, it's more of a suggestion. So it's very easy to say yes to, and you're more likely to get her to agree and go with you. Vabbè, bevi qualcosa in ogni caso. Chi paga? I do. Yeah, very much. But you seem sober. It's strange. Why are you in the club and you still seem sober? Like I don't know if I drink too much. All right. Well, we started now, so... Yeah, now it's okay. No, I'm not standing. And I think... I saw you on the dance floor, but I think before, did I see you in the smoking area? Was that you? Yeah, probably. Oh. You don't like smoking? Non it piace fumare, c'era scritto non it. Beh, comunque devo dire che il mixaggio audio è pazzesco, cioè nel senso non si sente niente quello che dicono, meno male i sottotitoli. Dille che è un brutto vizio che dovrebbe smettere, dille che non è un problema anche se non fumi, dille che non ti piace fumare ma è una sua scelta. Ti prego, fai la D. Dille che ti piacciono le droghe pesanti. Ti prego, fai la D. Vabbè, non c'è nemmeno bisogno di chiedere, di aggiungere qualcosa però. In mio onore. Poi si fa la sì. So you smoke and that's cool, yeah? But lots of people smoke. But tell me about, you know, like the harder stuff. What do you mean? Well, you know, powders and pills and all of that. That's not my thing. No? No. You've got to try it, babe. Like, imagine this. Come to my house. Have some coke, get some good vibes going, pull out with a couple E's. Have you ever had sex on ecstasy or magic mushrooms? No. Gotta try it. We need more days together than this. Wait, have you tried LSD? No. How, what are you doing Saturday, Sunday and Monday? Because I want to book you for 3 days. You're going to love it. You're going to pay me? Oh. No, not pay you. I mean book you, like book your calendar for 3 days. No, fun. No. I'm not into that. We've got a connection, and when you have drugs, when you have this kind of connection, mind-blowing sex, just trust me, it will be the best 3 days of your life. That's not a real connection. That's not a thing. It can only happen with someone you have a real connection with. No. That's the thing. If you just do it with a stranger, it would be awful, but when you have drugs... You are a stranger. When you, wait, look, in my house I've got the best stuff, the absolute best stuff money can buy. Like, I don't like this conversation. Don't tell anyone. This is inappropriate. I don't know you. This is not okay. Well, the best way to get to know someone is that connection you have when you're under the influence. So. I don't want to continue connecting with you. Wait, no, where are you going? No. Just take my hand and... No. Comunque c'è insistenza pure stasera. Winners don't do drugs. Bella, ma prenoto io. Apart from the Olympians that get busted for steroids and stuff. But in general, and you shouldn't do drugs. Unless they're legal where you live. Or if you go to Amsterdam. Ma qual è il numero? Don't do drugs. Di lei o di lui? Io. Andiamo a fare là. Andiamo a fare là. Vedo Vincenzo apprezza, mi fa piacere. You know, it's a bad habit, really. You know that, of course, right? Sure, yeah. Why do you smoke? Personal choice. I mean, it's my body. Yeah, it's your body, but, like, everyone knows it's bad. So if you do it, like, were you really stressed or you had some horrible thing happen? Or like, no, why? I just like it. Mm. Okay, it's my then. Choice. Yeah, of course it's your choice. No, it's just, you know, it's like my... I need to tell you that it's bad in case you didn't know and you know, encourage you to quit and all of that stuff. No, that's not your place. Okay.
What, Ma? Are you, her mother? Ma? She knows this already. You don't need to tell her that. Why didn't you come up with something a little bit different? Use it as a chance to tease her, build attraction. I don't know. Almost anything else, but still, it could be worse. It's just not really helping you. Sta a fare l'equivalente vegano al fast food. Do you have any other bad habits? I think the only real bad one, I can be messy sometimes if that's a bad habit. I don't chew my nails or anything. Compulsive gambler or, no, I don't know, not thief. Yet. What is it? What's the word for the people that have to steal things? Like, there's a technical... Oh, I don't remember. You know there is one though, right? It's like a... That's people that have sex with dead people. Necrophiliac, yeah? No. I was thinking narcolepsy, but that's the sleeping one. But there's definitely one for stealing stuff. There is. So, do you have any bad habits? Vediamo di non farci bannare, dai. Possiamo leggere il commento di Vinza. Di che non ne hai nessuna, dille che ti piace infliggere dolori agli altri. Ovviamente la Cile. Andiamo al commento di Vinzo. La cosa che mi fa più ridere è la transizione da tizio con poca barba a senza detto. Vabbè. Bad David. Ci dissociamo, Rocci. Allora, andiamo con la C. Volete aggiungere qualcosa? Vi sento un po'. Più che altro, se voi parlate quando c'è la musica sotto che spacca i timpani, non si sente quello che dite. Mannaggia. Potete ripetere ora se volete. Ma nessuno vi sta parlando. Vabbè, okay, mi cagate. Perché... Sono io che commento. È come quando vado in discoteca a rimorchiare le ragazze, è uguale. Uguale, così mi succede. Così mi succede quando vado in discoteca a rimorchiare le ragazze, che nessuno mi parla. No, beh, finito. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Mi dissocio. Well, since you asked, I mean, I don't think it's bad, but it could sound a little extreme, but I like to inflict pain on people. I like to, you know, when someone does something bad to me or to someone else, then I like to just persecute them. That's actually very scary. Bad people. No. So it's good in a way. No. So maybe it's a good habit. No, I don't think so. Well, you'll see. I mean, spend more time with me. I've got some projects not. I'm doing now with no. some people. And... No. I think I need to find my friends. Whoa. Are you sure you want to do that and make an enemy of me? Ah, raga, aspettate un attimo, vado ad aprire il cane. But really, in reality, man should never use his superior strength or whatever to intimidate a girl. Violence has no place and it's really a bitch move. Aspettiamo Alo, intanto commentiamo. Comunque, Vincenzo diceva quella cosa che quando fa le spiegazioni in camera da letto c'è la barba più lunga, per quello diceva. Ah, sì, perché passa il tempo, cioè lì quando c'è la recitazione e poi là è... Rocci scrive ammazzo sto cane, c'era pure il citofono. Bel cane idealo che pretendi. Però stasera un cazzo sul ci deve stare. Cioè censurato tavolo. Esatto. Cazzo va bene, tavolo no. Va bene, su. Bene un tavolo no. Sul Ok, sono tornata, che è successo? Non si può di tavolo, Alu. Oh, scusatemi, il socio. Dire tavolo è bannabile. Davvero? Sì. No. Allora, Alu, sto cane a posto? Ah, sì, mi ha rotto un po' le scatole di là. Che... È perché mi hai aperto subito? Si lamenta. Pura, non gli ha manco risposto al telefono, t'avevo avvisato. Allora, dai, scusa, come lo sai che mi hanno... No, mi sei bancato un attimo il cervello, vi prego. Allora, secondo... Come sempre, le... No, cioè, secondo voi la B è a metà? Perché andiamo ma di asino. Ma regà, voi non ci credete. No, è la... Andiamo di asino. Devi rispondere onestamente. Ali, ci hai preso, mi madre mi ha scritto, apri a Nina. Hai visto? Perché... non gli rispondevi e quindi ti ho fatto chiamare tua madre. Sono ragazzi.
Ok. Riga, Ele se sta piscia sotto, braccia. Mo gli male un po'. Avete fatto pausa pipì prima di iniziare? Insomma, dai. Allora, schiaccia sta. Eh no, perché l'altra volta vi bloccavo a metà discorsi, quindi... Schiaccia sta. Aspetta, mo te lo dico che schiaccio. No! Non so, dai, ragazzi, dai. Cavolo. Non fate sti ruttini, evitate. Cioè... Mannaggia. Ma andata un po'... C'è state... Allora, tu non sai che cosa ti sei perso mentre aprivi al cane. Che succede? Sì, ma se fate i ruttini mutate, dai. Tutte scoreggiate, cioè, sono le prime cose. No, Rica. I rutti sono... Ma andiamo avanti, va. Allora, fatto I don't think I have anything too bad, but it depends what you think. So, I don't know, like, sometimes I might smoke weed. Haven't tried like super hard drugs, but a couple drugs. And aside from that, I don't know. Sometimes I can be really hot. Just on fire, no, brother. A little bit impatient. That's good honesty. Impatient. Okay. No, I'm sure I have some bad ones, but nothing super bad. And definitely nothing like a habit that really annoys people. Okay. It's good. Excellent. In this case, you want to have some honesty, and you know, sometimes the honesty can be shocking, surprising, but it has an interesting effect on her attraction levels. They're likely to go up. So tell me, do you have any good habits or like healthy stuff you do? Yeah, I dance a lot. Yeah. I like to go hiking. I take my dog and we hike in the mountains a lot. Oh yeah. It's great. And let me see. Yoga? Do you have a dream of like climbing Everest or Kilimanjaro or something no, like it's this? Too cold. Too cold. I like to be warm. But I have some friends that climb Kilimanjaro and they're just regular people. Like they started in the morning and they got to the top by sunset or they had help. Nightfall. Yeah, of course they're guys carrying everything, but I don't it think seems I would like do it's it. Kind of easy. No. You would do it. I like to think I would. So, maybe put me there, I don't know. So you hike, what else do you do? Lots of sports. I tried climbing recently, sometimes I play squash, used to play tennis, but I guess now I just go to the gym a few times a week and that's about it. You go to the gym? Really? Scusate, prima di leggere le risposte, ma se sta tutto stampa a ride, cosa succede? Sono tutte e tre a ride qua. Io vabbè. Non sto ridendo. Ah, ok, ok, vedi, poi sono in serio. Scusate, chiamo di una cosa che il mood dopo la live vale, mi prende, mi cancia. Alu, hai rotto le palle, non ruttare. Ma era Alu? Chi era? Vabbè, non lo so, vabbè. No, oddio, Alu. Sì, quello Rocci è DLC, quello dice Fantasma, insomma. Allora, dille che non sembra che vada in palestra. Chiedile di cosa diavolo parla, visto che vuoi sempre... In palestra. Che vai sempre in palestra. Dille che ha già troppe donne che ti corrono dietro... C'è scritto carrono o corrono? Ti corrono. Che corrono dietro... È il pacco. Allora, dille... Allora, faccio io. Dille che ha già troppe donne che ti corrono dietro. E il pacco da 6 sarebbe troppo. Oddio, so piangere. Chiedile cosa puoi fare per sembrare più macio. Macio? Macio? Quale volete fare? Anche ragazzi in chat, votate. Datemi qualche lettera, ve la metto. Stai laggando, vale, non si è sentito. La C. Ale. Okay. Questa live anche Look, Fantasma o la C. It's quite a problem for me at the moment with girls because I just get too much attention, and when I'm, you know, just slightly close to a girl, she wants to get married and all of this stuff. And I don't have a six pack, so imagine if I add a six pack as well. So I go to the gym, but I'm no, always there. No, questa funziona. Detta così. Well, I get to, you know, so the girls like me a lot already, so. So you do Let it for chill. The benefit of women, well, so you're not too hot. Do it for benefit of women. I mean, they're already benefited a lot, so it's mainly for me. But it's just that extra motivation that you get when you're single and desperate. And you're like, I need a girl. Come on, one more rep. And come you on. Have so many. You're like, doing this. Well, when I'm single, I do. But when I have a relationship, I only have one. Okay.
Notice that this is said with a smirk, but it is taking her attack and not being a wussy, you know, about it, not crying about it, not attacking her back, being playful and playing this kind of arrogant cocky role. It actually works really well when it's done tongue-in-cheek. Just think Robert Downey Jr. I'm trying to guess. I mean, when I look at you, I think you're kind of, I don't know, something to do with music. I don't know why I think that, but what did you study at university? I actually studied dance. You studied dance? Yeah. I didn't know they had that. I know they have like ballet schools and stuff, but you can study. There's music at the university too. It's an art school. Yes, dance, ballet, jazz, hip hop. Yeah, cool. Just a lot of things. Usher. Yes, exactly like that. Like we were here. Nice one. And so that was university, but what's your job now? Are you something? I actually own a dance studio. Sì, comunque era il six pack. Pacco da sé sembra un'altra cosa, raga. Comunque se l'è giocata bene, alla fine ha fatto lo spiritoso, dai. Comunque, Ale, purtroppo stasera ho una cifra d'aria nello stomaco perché ho mangiato salsicce. Io ho il cervello buggato, non so perché. Ma perché? Ah, insomma, allora, andiamo avanti. Oggi Poison è più... Che hai fatto, Poison? Poison, stai... Poison, se vuoi te lo do io il pacco. Poison, secondo me, sta ancora a vedere la telenovela spagnola e non è finita. Non è vero. Ok. Allora, ovviamente fa corsi per stripper. Capisci e falli i complimenti. Fai ulteriori domande per avere maggiori informazioni. Ah. Siete tutti per i corsi da stripper? Ah. Sì. Ruta liberamente Alu, che è bello sgrottare male. Sì, ho capito, Rocci, ma stai su Discord, mutate. Cioè. Vabbè. Alu, che volete pretendere? Quando dico che è burina, lei dice no. Ah, Vedi? Che è passato delante? Cosa? Poison? Chiedo Vinzo, che è passato delante? È una telenovela un po' vecchiotta. Ah, sì? Mai sentito? Sì. È perché non eri ancora nata. Vecchia come te, Ale. Wait a minute, so you were studying dance, and now you've got a dance school, and you know everything to do with dance. So, let me guess, is it like a stripper school, like teaching strippers? You know, like poles and... Are you joking? How to do that lap dance and all that stuff. You're serious? Yeah, because big business, because strippers make a lot of money, they can pay... Do you think that's flattering? No, but it's like a business, right? How would you make more money? Come on, who'd you teach if not strippers? No, that's rude. That's not nice. No, it's nothing. What, you don't like strippers? I teach children. No. My auntie was a stripper. That's rude that you don't like strippers. I don't think I want to keep talking to you. Well, I think maybe you do. No, I actually really don't. I think it's better that you fuck off. Fuck off? Yeah. Yeah, I don't want to continue talking to you. You're like the rudest girl I've ever met. You're definitely a stripper. And I will go very happily. That was uncalled for, man. Very rude. Should be ashamed of yourself. Comunque è peggio della donna, se rigira la padella come vuole questo. Sì, Minzo, dovresti andare anche te a fare queste cose in discoteca. E allora, quindi, capisci e falli i complimenti, fai ulteriori domande per avere maggiori informazioni. Andiamo a vedere le signorine spogliate con la B? Vai della B. Ma che sessista Alu, ma quando mai? Ma comunque un po' sessista l'argomento era. Pazzesco. Insomma, comunque, vabbè, poi ci sono andata. Ma sessista è, ma quando mai? Dai, su. Beh, lei si è offesa perché ha detto che insegnava la pole dance, cioè. Ma ha detto lap dance, però, insomma. Io ho detto un'altra cosa. Pure Ale balla sul palo, però cioè non lo dice. E poi io ballo al palo? E cosa è? Ah, Luca ha detto proprio. Sì, sì, ho la scuola da ballo mia e sono la prima donna lì sul palo. Un palo nel culo, cioè. No, raga, io ho visto poi sono parlata mutata, quindi ho pensato che era Alu, poi ho riconosciuto la voce. No, il cervello buggato, scusate. Stasera se parlo Ale mi trincia, quindi boh, vabbè. Ma come Alu, se parli di trincio? Prima... Basta non mi fai i ruttini.
Cioè, non me ne scorreggero, cioè, è tipo il cinepatentone, cioè. Ma sì, ce l'ha che la lingua. Hai detto il cinepatentone, Ale. Panettone? Ho parlare. Panettone. No, hai detto patentone. Ah, sì? Hai detto cinepanettone. No, ho detto patentone. È buono, lo so. Vedi, Poison mi asseconda, Poison. Ah, comunque, Rocci, la cosa di Poison dovrebbe essere... Poison? 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 Ecco, svelato il mistero. Andiamo avanti. You know what? I really like that because it's something entrepreneurial and it's something where you're really doing something you're passionate about, right? Yeah, So, it's wonderful. no, big respect for that. Plus, you know, it's a big risk. And not to be, I don't think it's sexist. I think it's the fact that women don't normally take those risks, like to open their own business and stuff. So, very, very cool. Thank you. Yeah, it's been wonderful. I love doing it. And tell me, who do you teach? Children. Yeah, children. Yeah, I love kids. Like ballet for little girls Ballet and for all that little stuff. girls, like five. It's so Yeah, cute, actually, yeah, when yeah. they... 5 to 10. And they actually love it as well. Yeah, we have a dance at the end of every class, every school period, like every 6 months. We have a dance recital. Very cool. Thank You have some you. Videos on YouTube of it. Thank you. You have to show me later. Okay. Volevo vedere i video delle bambine. This is undoubtedly a cool thing about her, so you definitely need to connect on it and compliment it because she's gonna have a lot to say, a lot of emotions in there, and you want to be positive. I just noticed you got some tattoos, Oh, may I? yeah. Fingi di leggerla e dici che vedi che a lei piace fare sesso con più uomini contemporaneamente. Chiedi qual è l'idea alla base, dille che non ti piacciono. La è quella. So what's written there? Comunque, Rocci I conferma like che hai detto to get fucked by a bunch of guys in all of No. my No. Not okay. No, that's not even funny. I don't know if you're trying to be funny, but it's not. What's wrong? You don't like having sex with loads of men, or what? What about just me? Do you want a tattoo of my name? Unbelievable. I Stop tell you touching what, me. after we do the thing we're gonna do, you're gonna tattoo my name. No, and you need to on go. your, I You don't need know, to go somewhere now. very visible. Seriously? Seriously. Fuck you. What? Go. But Go. come on, you've got tattoos. You know what that means. It means That you're means kind of nothing. easy. That means nothing. No. Fuck you. Go. Handsome. All right, keep it down. All right, I'll Handsome. catch you later. Maybe have some drinks, and I'll catch you later when you're chilled out. Quindi sono facile perché ho i tatuaggi. C'ha capito? That was uncalled for, man. Very rude. Should be ashamed of yourself. La seconda quella B. La B. Io da che ho i tatuaggi mi La piace B è come la giusta, una cosa. chiaramente, ma nella C? Nella C lei saranno le tipe estive oppure sbagliata? Sarà a metà, secondo me. Quindi andiamo Perché di alla B. fine non vuol dire nulla. Cioè, se non ti Grazie piacciono, non ti piacciono. a Effie Poison dice chiaramente che ti è niente, le Che ti ordini, no, è raga? Io mi sto lei? parlare, ah, Ma non gliela faccio. L censura le parole sbagliate. Guarda, Vabbè. per farti capire, ho una chiave nella caviglia, quindi sto aspettando il Comunque look. dice, eh sì, Poison dice chiaramente che ti piacciono le Che orgie. cosa? Censura le parole. Fantasma dice, Ale, come faccio la sub con Amazon Prime? C'è il comando, oppure c'è su schermo, oppure sotto c'è abbonati con lo sconto, entri e fai gratis col Non Prime. si sente nulla. Eh sì, stanno... Ale, non si Comunque, sente la tua voce, mi stasera... dispiace. No, con loro forse sentono perché mi sono leggermente alzato rispetto a voi, dopo che... sentiamo, vediamo quanto tempo riescono a ridere, perché... A me con le loro risate fanno ridere. Sì, vabbè, sono usciti a ridere. Un po' particolare sta live, mi sa. Grazie mille, fantasma, è immeritato questo. Grazie per la sub.
Vabbè. Sì. Sì, è il mio canale, dirò benvenuti nel mio canale la prossima volta. Comunque mi sento un po' violato, non so se... Finisce un record di risate. Dobbiamo fare ASMR di risate di donne. Vedo registra. No, mi sono buggato. Possiamo andare avanti sketch da B, per favore? Quando smettono di ridere andiamo avanti. Vale. E Vincenzo sta ridendo pure lui perché è contagioso. Vabbè. Oddio, non respiro più. Perché sto morendo. Perché non so più. In pratica fate tutto voi, va bene. Ragazzi, provate a scrivere una battuta in chat. Questo è il momento, se volete sentirvi spiritosi. Scrivete qualunque cosa. Sentite le risate. Come morito, cioè, mi sento male. Ragazzi, vi calmate che dobbiamo continuare con la live, grazie. La mia live, dico, intendo. Perché la live non sono le loro risate. La mia live. Moderatore Ale Vitale, puoi mutarle, per favore? A me in realtà non mi dispiace che ridono, cioè, però... Ok. No, no, ok. Brava. E gli dice di rifinire qua. Ok. Ma questi sono versi di godimento oppure? Okay. Mi sa che dura leggermente di più. Ok, mi sa durare leggermente di più di 2 ore questa live, perché ogni pezzo sarà di 5 minuti. Allora. Più o meno, allora. Fantasma, non ho parole, non dirti allora. Parola. Andiamo avanti con la so, ridono, ridono. Vorrei sapere come va avanti. Anch'io però se ridono. Andiamo. Ok. Guarda, vi dico, siamo 13 persone a vedere, a sentire 2 ragazze che ridono. E iniziano a dire ma andiamo avanti in chat. Che le impasto, ti prego, mi fa sempre tutti i mali. Ma raga, come muto. Ok, vai con la B. Ok, la B. This is interesting, you've got like coordinates here. Yeah. What's that? It's something special there. It is. I went to Iceland and those are coordinates for my favorite waterfall from the trip. Oh, like and, the most beautiful place or something. Yes, and the mountain range is Asia. It was the first mountain range we drove through when we went. Mm-hmm. So very special. So the idea is that you had an amazing time and you just look at it and you... Yeah, it was the adventure of my life, so I wanted it forever. Nice, I get it. Cool. I was like, what's that? But it makes perfect sense. Yeah, it's strange. Cool.
Okay. If someone has an interesting tattoo, there's usually a story behind it. They're going to be used to telling the story, but then by handling it in the right way, you'll still make them feel good and have a good moment of connection. Vinny. So I think that's probably enough about me. What is it that you do? It's kind of strange, right? So I'm not like an accountant or whatever. So I make videos for YouTube, so okay. I could say I'm like a YouTube professional. What sort of videos? What do you mean? Different videos, like in different subjects, giving advice about health and different things. And then it kind of makes money by the advertising and, you know, when there's those annoying ads in YouTube. Yes. So basically that's how you make the money. That's what's paying me, like 1 cent each one or whatever, and it adds up. Interesting. So. Well, I did notice that you were very well groomed. Oh, thank you. I was hoping you didn't mean that you were into men. Ooh. Oh. No, ti prego, altri 5 minuti di risate, poi leggeremo quali saranno le risposte multiple e potremo andare avanti. Volevo dire che... Io sto ancora a ridere, mi sto venendo a piangere. Mutatela, vi prego. Ok, allora, leggerò le risposte. No, non lo so, io ho un sacco di fidanzate. Mi dici... Mi hai scoperto, sono gay e la tocchi. Alle leggine non gliela faccio. Io ho detto leggo io e ti sei intromessa, vabbè. Quindi sei omofoba? Non è bello? No, sono etero. Questa è la risposta che darei io. Però più o meno, un po' parafrasata. Dille che sei un DJ, youtuber, fotografo. Non ricordo. Tu l'hai detto. Vabbè, chiedile cosa fare per sembrare meno gay. Ok. Arrabbiati per mostrarle che non è cool e dille che ti senti offeso. Io direi B, D, E. B, D, E? B, D, E. Potrebbe funzionare la B, guarda. Ciao, Gobe. Ve lo dico. It's funny you should say that because I do have, you know, certain feelings of. You can just see, like I'm touching you, you're but it doesn't gay. Mean anything because I'm gay, right? Mm-hmm. Yes. Yeah. Yeah. So it's cool. It's cool. Ha funzionato, vedi? Very gay. You feel it, right? That's why there's no chemistry. None. Mm-hmm. Okay. Lo sapevo. When a girl challenges you. You don't want to get angry, you don't want to get defensive, right? So this is the perfect response. Well done for choosing. You know when you date guys or meet guys, I assume you do sometimes, yeah? But sometimes is it usually in clubs? Because for me, it's definitely not. No, I try not to. It's not the best, right? No, it doesn't always seem like the most honest environment to meet someone. Yeah. Well, most people going to clubs, they're just looking for something that's not serious, right? That's the general thing. Yeah, or to have fun with their friends only. Yeah, so I try not to. But you know what? The good thing, we've met, right? Not long ago, but we're not too drunk. We've managed to find this quiet place for a conversation. Sure. So it's maybe, we shouldn't categorize it as the usual awful club thing, right? Yeah, that's safe. Ma non si può tornare indietro? Vuoi fare escalation sessuale? Che vuol dire? E si deve riniziare? Posso skippare le scene e andare avanti. Sposta i capelli indietro e dille che hai delle belle orecchie. Comunque non vedo retta più, faccio modo di mia iniziativa, prendo possesso del canale di nuovo. Guardale la bocca mentre parla. Dille che ti fa eccitare e che vuoi baciarla. Palpale il sedere. Ma c'è Covenant, ciao Covenant. Vabbè, palpamole il sedere. To be honest, you know, when I saw you on the dance floor, like, one of the first things I noticed was you just got, like, the most sexy ass, and I just... Whoa, excuse me? What, you think that's funny? What you think that's doing? Funny to grab a girl's not ass? Funny, I was just complimenting. No, I will break off this arm and then tell me how you'll grab my ass. Let me go, what the fuck is wrong with you, fucking crazy bitch? And you're fucking rude. Psycho. I've actually seen guys get beaten up for touching girls' asses and, you know, it happens. So you don't need to do it. Don't need to do it in a bar. Wait till you've got her in your house and she's ready for it. And she's saying, please touch my ass. Then do it. Scusate, potete dirmelo? Qualcuna che mi dice,
Please touch my ass. Guarda, Lele, per favore, no, non posso dirlo perché tanto io censuro le parole anche, sbagliate. Anche in inglese, va bene. Please, no. Ma te lo dico io. Vai, Alu. Please touch my ass. Vabbè, partite. Scusate, non volevo farle ridere di nuovo. Purtroppo sta live va così, mi dispiace, ma speriamo un terzo episodio sia migliore, perché ce ne saranno 5. Allora, non ti segreti, ma se stiamo a divertirci. Che? Cioè, sto scherzando, mamma mia. Cioè, in realtà sto preoccupato più per Poison, perché è molto silenzioso. Sì, è vero. Mi ruba pure le battute. Punto esclamativo Alu in chat e punto esclamativo Discord in chat, mi raccomando, è importante, ragazzi. Allora, facciamo una C? Dai, facciamo una C che stiamo perdendo. So if it's not too personal, tell me, where did you meet your ex? The university. Dance, we were partners, so just kind of natural, I guess. Okay. I'm finding it really hard to concentrate, actually, in talking to you, because you're just really sexy. And I'd just like to give you a kiss. Oh, thank you, but you're welcome. We should talk a little more first, yeah? Okay. But I'm having fun, though. You are really sexy. Thank you. It's not a bad thing. No. And so, verbalizing that stuff sounds okay in theory, but in practice, it puts too much pressure on the girl to decide in that moment. And if she did agree in that moment to your advances, you know, it's a rare situation where that happens because it makes her look like a kind of slut. So best not to verbalize things like that. Best to just smoothly do it physically, non-verbally. So I actually didn't ask, but what did you study in school? Well, to be honest, I didn't go to university, but it's just because I didn't really like school when I was young. I was intelligent, but I was kind of bullied and kids called me ugly and stuff. Really? Yeah, I have no pictures from that time. I hated how I looked and everyone called me ugly, so it was just unhappy. But it's okay, I'm all right now. But you're very handsome now. Alle lenti come, alle lenti come. Comunque Frank Madano stava meglio con i capelli corti. Comunque vogliamo dire, ci dissociamo da qualunque body shaming che stiamo facendo, siamo goliardici. Allora, grazie, hai degli occhi bellissimi. Dimmi qualcosa che non so. Non lo so, tu sei bellissima, la ragazza più bella che abbia mai visto. Bello da parte tua dirlo. Non hai visto ancora il meglio. Ovviamente non hai visto ancora il meglio e funzionerà. Aspetta. In realtà qui funzionano tutte. Decide la chat. Va bene, insomma, il mio canale sceglie Alu e decide la chat. Va bene, ragazzi. Alu ha deciso questa cosa. Abbiamo poi sono delle mutate. Vai. Okay, io non posso stare mutata perché ho sbagliato. Ho censurato un'altra volta la parola sbagliata. Mi sto sentendo male. Ma eri mutata? Sì, pure Ale, Poison. Ti ho detto, Ale, toccami, e poi ho censurato mio e ho detto culo, qualcosa non va. Ah, ok, ridevi per quello, va bene. Ma secondo me qui potrebbe, comunque, qui potrebbero essere tutte corrette in base a come le dice. Allora, tranne, diciamo, la C che è un po' troppo. Secondo me la C la danno a metà. Andiamo via. Well, thanks, but to be honest, you know, you haven't seen the best part of me. Really? And when you do, well, let's leave it as a surprise, but, you know. No, I don't think it's going to be. Ma la larghezza delle mani era casuale. Why not? You spied on me in the shower. That was you outside my window. Don't need to spy to tell us. Maybe a little strong. Talking about, it's massive. Look, feel it. Oh, come on, God. Get your hands no! on this. That's come on. Perverts. Where are you going? Don't leave me here with this massive hard on. It's just not polite, is it? Sì, l'ha detta male, però comunque poteva dirla. Non hai ancora visto la parte migliore di me, fini, ma là. Perché lui la va avanti in lunga per 8 minuti. Comunque sì, Covenant ha ragione, sugli occhi non si dovrebbe dire. Secondo me la lui dà come metà, perché dice lui è scontato, ma va bene. Quindi andiamo di B che l'avete proposta, immagino. Sì.
anche se potrebbe essere giusta, in base a come parafrasa, insomma. Andiamo un po'. La C smilatissima, vabbè, andiamo di B. Obviously, like that's like saying the floor is down and the ceiling's up, you know. but thanks, I guess. Yeah. I have to get a compliment. It's the wrong time to be cocky. So not the worst response here, but definitely not the best. Yeah, let's have a drink. Cheers, by the way. Cheers. Nice to meet you. I know we haven't been talking for long, but to me it's going pretty well so far. So I'm happy I came and talked to you. Me too. Sì, fantasma, con il premio uno al mese ne hai e puoi dare dove vuoi te. Allora, chiedile di andarvene e di andare a casa tua. Chiedile se ha mai fatto l'amore nel guardaroba di un locale. La birra, non voglio le altre, voglio solo la birra. Canti un po' e parla di cose mondane. Ma non sai leggere stasera, Lu? Vedo tutto piccolo. Chiedile se vede qualcuno. Che ma tu sei abituato a dimensioni più grandi, quindi. Già. Io non vedo un cazzo. Niente. No, regà, va. Vabbè, ora inizia a ridere, andiamo a fare la B, dai. Tanto Mi vi faccio ridere col sotto di musica, dai. Lamar. Let me ask you something. Are you adventurous, would you say? Yeah, you like trying things and stuff? Well, I think I am as well. And I just saw that over there there's an electrical closet. And I had a little look and it's actually open. Like everyone forgot to lock it or whatever. So would you say we go over there and get it on? What? As they just like go make love in the electrical closet. It's gonna be, I mean, how many times have you done that in your life? Something new, You're right? joking. No, I think it'd be brilliant. Adventure. No. Yeah, come on, it'd be exciting, No, it's babe. We're getting on inappropriate. so well. It's the No, perfect end this for has a been really perfect nice, but meeting. that's just, no, it's inappropriate. Let's go give it a go. Come on, what's wrong? I don't want to. But I've been talking to you for how long by now? And you Really? wouldn't go? Come on. You think that means I need to sleep with you in the electrical closet because you've No, you forgotten need me? to. You should want to. No. Like, not be honored, but somewhere closer to You are that. not nearly that charming. Well, maybe you're just boring. You ever thought of that? Maybe you're a Boring. douchebag. What do you do, like missionary position and not move like a sack of potatoes? We all love adventurous girls and we all love utility closets, but still, for the first time, most girls would prefer to be in a bed in a house. Sì, è vero, si sentono le risate sotto. Però a quanto pare vi piace, quindi andava bene. Non le devo nemmeno mettere finte, capito? Le risate. Mica mi sono buggata. Passa. Mi è partito un polmone. Comunque ho già due nuovi comandi su Discord, un telescalino di Discord in chat da aggiungere ad Ele. Li vedrete, li vedrete. Vinzo dice che non sono le risate di Ele, Alu, ma sono le risate della gente che vede quella scena dal vivo e sì, uno è quello in pratica come. Uno è quello. Poi devo mettere anche il comando di L per Twitch. Ayúdame, por favor.
Poi sono si è mutata pure le cuffie. Non glielo fa più sentirci. Non è sbrocca, nel terzo episodio non ci sta, poi sono, dicevo, ci sto io, ci stanno quelle due. Propongo di arruolare Rocci. Che cazzo. Oddio. Sì, Rocci dice che state ottenendo il six pack. Ok. Io domani ho lezione, non la faccio così. Covenant dice che state ridendo perché mi state vedendo nudo, avete tipo una foto di me che guardate. E per Fantasma sì, ci sono privilegi su Discord, collega il tuo account Twitch e poi altri te li do io. Non fine live, vi prego. Minzo dice che sente versi indistinguibili tra risate e cose zozze. Mi sa che non devo leggervi più, ragazzi, in chat, perché riniziano e stanno per smettere. Leggo un commento divertente e riprendono. Ma intanto votate, cioè, cosa volete fare? Abbiamo altri 5 minuti di risate isteriche, quindi... Basta. Oh, raga, mi sono mancata stasera. Oddio, io sto perdendo la voce, non so perché rido e perdo la voce, cioè, un attimo è normale. E poi sono ancora mutata completamente, uno si smuta quando vede che clicco. Oh, basta. Allora... No, riga. Comunque per il terzo episodio dobbiamo noi incontrarci un'ora prima. Vi faccio ridere un po'. Ok. Proseguiamo. Possiamo andare. I commenti divertenti che state scrivendo non li sto leggendo di proposito ad alta voce, li sto leggendo io, però non posso leggerli perché queste crepano. Ok, quale volete fare? Quale risposta? Chiedile di andare a casa tua. Mi voglio sbrigare, scusate. Ma. What do you say we just go out here and go back, you know, go back to my house? Nothing like too crazy, but just more comfortable there to hang out. No, I think it might be too early to go to your house. Okay. Maybe we could go somewhere else? Yeah, cool. Or we can stay here for a little bit and see what happens. Okay, I would like that. Ma? No, too soon. I know there's this phrase about striking while the iron is hot. But in this case, it's better to let the tension kind of sit for a while and do it in a very smooth way. Not kind of like, oh, she's kissing me, she's letting me do stuff, I need to take her home right now. Seems a little bit eager, a little bit predatory, a little bit aggressive. Ale, ti bannano il video per i versi. Ah no, guarda, se sapete che cosa fanno alcune streamer donna su Twitch. E questo è proprio il minimo. Comunque poi sono ancora completamente mutata. Non lo so, secondo vabbè. Secondo me c'ho da fa. Ma secondo me sta ancora a vedere quella telenovela. Non sono proprio sicuro. No, raga. Vabbè, vai avanti, ti prego. Mi devo chiamare debuggato ormai sul disco, se va bene. Fantasma dice che sente un mormorio che prova ad accendersi di sottofondo. Siete voi.
Vabbè, se per questo qualcuno ha detto che non mi ricordo, aspetta, non mi ricordo niente. Ok, allora. Ah, Vinza ha detto che ama me e Alu perché ne stiamo facendo parlare. No, perché non gliela faccio leggere. Allora. Ladybug. Che tra l'altro è un insetto, ok. Allora, chiedile di andarvene e andare a mangiare qualcosa, magari a casa tua. Poi sono andata via. Dille che conosci un posto con buona musica e un buon vino. Ok, buon vino sarà. Ossia a casa tua. Chiedile se vuole venire a casa tua. Vabbè, in pratica andiamo a casa. Chiedile di andare ad un after party a casa tua. I tuoi amici vengono e lei può portare le amiche. Ok, scegliete la risposta. Io intanto provo a contattare Poison e sentiamoci. Intanto ci gustiamo queste risate. No, io spingo. Scegli. Allora, io scelgo. Minzo ci dice buono al Vigo. La D. Ok, abbiamo un voto per la D. Non lo so. Di andare. No, io voglio la C. Voglio la C. Che poi chiedere di venire a casa tua può essere ambiguo, vero? Ma comunque, mi voglio sbrigare, scusate, ma insomma. La D forse è quella corretta, andiamo di C che... Dai, andiamo di C. It's getting kind of late, why don't we just get out of here? I actually live quite nearby, so we could just go to my house, watch some TV or something. Sì, guardare la TV. Maybe not come with you tonight, but give you my number, see you again. Okay, cool. I'll probably get going soon anyway, but give you my phone, put your number in there, and I don't know, meet in a few days or something, yeah? Yeah, that would be nice. Fortune favors the brave? Not really. It's a little bit too direct. In these cases, you can't be too explicit because by her agreeing to your explicit invitation, she's kind of saying that she'll have sex with you. So that's something that you just want to happen. And she's like, oh, it happens by chance. And, you know, it was so nice. In a noisy environment, you don't want to be too conversational, so starting by catching her attention non-verbally is the right choice. Non possiamo fare alcune particolari, vero? This is too much conversation. No. Remember, you're on the dance. Meno principale. 46% siamo peggiorati, eh? Poison dice che non ci raggiunge, non so perché. Però ormai the show must go on. E anche oggi il cazzo, ma e niente, no, raga, basta. Non dici censurare parole sbagliate. Ma non lo faccio apposta, ho il cervello buggato. Per me, cazzo, una parola è plausibile, mentre domani a tavola, no! Cosa? Cosa hai domani a tavola? No, raga! No, raga! Ok, poi se non ci raggiunge, non ho capito cosa è successo. Secondo me ne dovete chiedere scusa nel dubbio. Proprio così. Non lo so. No, non lo so, sto dicendo io a caso così. Sì, fantasma, anche oggi lo si esce domani. Vedi come si censura in automatico bene. Quindi facciamo il capitolo 4. Anche oggi sì, eh? Il cazzo domani. E niente, anche c'è qualcosa che non vale prima. Allora, la ragazza è seduta alla caffetteria. Vai, vai. No, raga. Comunque l'altra volta Ele laggava, non penso di riuscire a gestire tutte e tre. Cioè, sto facendo fatica ora con due. Comunque, ma volete che nel frattempo vi racconto quando ho dato io il numero così dando il telefono a una ragazza? Oppure no? No, vai, no, vai. Non ce ne frega. Ok, una grazie per le risate. Vincenzo scrive ringraziando. Grazie. No, io devo io ringraziare, grazie. Ringraziamo le risate. Scusate, non so ancora come funziona. Grazie risate. Ma raga, non ho capito.
Vuole sentire Rocci, allora. C'era questa tipa, io ero a fianco a una mia amica, all'università, aula piena, tipo 200 persone. E c'era sta ragazza davanti a me, un po' spostata sulla destra. Il fatto che sia spostata sulla destra è importante. Con a fianco lei un paio di amici, di cui uno a quanto pare, non posso dire quella parola perché è bannabile, comunque simpatizzava molto per lei. Ci dissociamo ovviamente da qualunque cosa, tutto goliardico, tutto ironico. E insomma, io non lo sapevo comunque. Fatto sta, stavo parlando a questa mia amica, la vedo, l'avevo già conversato con lei 20 secondi, cioè, sapevo come si chiamava, avevamo parlato un attimo. Allora prendo il telefono, lo apro su salva il numero, non ricordavo il nome però perché lo dimentico sempre. La chiamo, ehi ciao, dico una cosa del genere, le do il telefono e dico ecco scrivi qua il numero e poi mi giro a parlare con la mia amica. Improvvisamente stavano parlando, non ho capito, per me era una cosa molto tranquilla, infatti lei mi ha scritto il numero, in realtà è stato un attimo impacciata, mi ha scritto il numero poi. E il problema è stato la reazione degli altri, perché eravamo sui 200 in pausa, tipo appena, no, doveva iniziare la lezione, mi pare, quindi così, cala il silenzio improvvisamente nell'aula, tutti si ammutoliscono, l'amico suo inizia a sbroccare, proprio si agita in maniera pazzesca, quindi per quello ho capito che secondo me aveva un po' un debole per lei, e ci rimane ancora peggio perché questa mi dà il numero. E poi io, ah, ok, allora poi ci sentiamo e continua così. Ale, Ok. bravo rimorchiatore. Visto? No, ma sapevo che mi avrebbe dato il numero comunque. C'erano i presupposti. Certo. Non fa nulla, basta. Ah, questi bug. L'ho anche raccontato un po' per calmare la situazione, però non so se ha funzionato. Io non ce la faccio, io mi sa che lo muto. Io mi muto, raga. Posso uscire dalla Fantasma vocale, mi prego. Mi dice lasci Ale da che gli solo. dà il telefono e la ragazza che scappa con il telefono. Ale GG. No, vabbè, eravamo seduti all'università comunque. Era dell'università, insomma. Io esco dalla vocale, raga, non ce la faccio, sul serio, rimanere. A come ne ha agitato Spiazzato. ancora di più? Ah, questo era tutto per dire che non ho bisogno di lui per insegnare, cioè per farmi insegnare queste cose. Vabbè, per specificare. Andiamo avanti, andiamo Niente, avanti. raga, io vi saluto perché sennò non finite più. No, no, ora vado, ora vado, tranquilli, tranquilli. Tanto è Ogni tanto un'oretta. che mi Abbiamo ricollego fatto un dalla vocale episodio, perché un'oretta. sennò non lo faccio. Beh, comunque poi si Ah, diceva tutto bene, però è volevo strano dirti, che bello. c'era Sì, stasera e poi non bello. c'è. Però vabbè. Non le scrivo Ale, io. l'indovinello. Ah, vai, Ele, facci questo indovinello. Ragazzi, siamo arrivati a metà, quindi è ora dell'indovinello di Alu. Sì, di Alu, di Ele. Buonanotte. Scusate, ma insomma, qua stanno tutti buggati. Allora, l'indovinello è la prima volta. Ragazzi, scusa un attimo se ti interrompo, ma cosa ne pensate se i sub del canale si chiamano Buggati? Sentiamo No, perché questo tanto ormai qua nome. stiamo tutti buggati un attimo. Vabbè. Io che Indovinello di censuro. Ele. Allora, la prima volta che entrò fece un male tremendo, ma ormai ci ho fatto l'abitudine ed entra ed esce dal foro senza problemi. Cos'è? Il mio pene. Ovviamente quello mi ha fatto male, ora ci ho fatto un po' l'abitudine, però. Ah, non è la risposta giusta? Non è la risposta giusta? Non proprio. Ah, ok, no, scusate, scusate. Io ho dato la mia, ho dato la mia. Scusate, ho sbagliato. Oh, pasta al burro arriva, si imbuca e dice l'orecchino. Esattamente, è Ciao, l'orecchino. Raffa. Ale da questa Anche mattina che non Vinza, riesce a orecchino. dire. Oppure Esatto, è Ago. l'orecchino. Orecchino, ha senso, Rocci. Vabbè, È questo l'orecchino. indovinello. Ale ci sta lavorando da stamattina, ragazzi. Io l'ho fatto stamattina apposta, Io ripetevo ma noi sempre la l'abbiamo. mia risposta che ho dato, come facevo con la porta con Alu.
Anche Pisello andava bene. No, riga, ho e infatti, sono d'accordo, sono d'accordo. Dopo pasta al burro, sono d'accordo. Vabbè, comunque, quindi un indovinello che doveva durare tutta la serata, concludo in un attimo. Va bene. Vabbè, come il tuo di questa mattina, che quando c'è stato il comando punto esclamativo all'UEMI, ricordiamo anche punto esclamativo a Discord in chat, quando è che una porta non è una porta, io rispondo quando è socchiusa, l'eltale non sapeva la risposta. No, non la sapevo, me l'aveva fatto Alu. E non dovevi dirlo poi. Non dovevi dirla! Vabbè, insomma, altro indovinello scammato. Comunque per me quando è aperta? Quando è socchiusa, Ale. O quando è chiusa? Ok, scusate. Riprendiamo. Io non capisco perché... Vabbè, niente. Secondo capitolo. Ci siamo ripresi, è un'ora e un quarto di live. A 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza abbiamo finito. Poi andiamo in pace. E ci vediamo al prossimo appuntamento. Io non ci sarò. Ok. Dove garantisco almeno 2 sulle 3 Charlie's Angels. 2 su 3 forse riesco a garantirle. Voi siete le Charlie's Angels. Ah no, io non... Io sono Charlie. No. Vabbè. Da ragazza seduta. No, da ragazza seduta. Che so. Qui diceva da amica fidanzata. Qui ho letto da ragazza seduta alla caffettina. Vabbè. Perché la porta... Sì, perché la valigia passa attraverso la porta, la porta non attraverso la valigia. Infatti, nel caffè shop locale, una bella bionda si è seduta a leggere. Puoi renderti più interessante del libro. Ale, da quando e prenderti... cosa? Da quando sai leggere? E quanto pare, vabbè, battute proprio cheap qua. Puoi renderti più interessante del libro e prenditi il suo numero. Ok, numero di telefono, obiettivo. Ah, torniamo indietro. Facciamo perché tocca sbloccare gli altri. Ok. Mannaggia, quanta fatica stasera. Me ne sono persa pure una. Insomma. Ieri se n'è andata. Prego. Allora, siamo solo io e te in questo momento, comunque. Te l'ho detto, se n'è andata. Avrà laggato, non lo so. Vabbè, in origine. Andiamo avanti, allora. Erano 2 e ritornano 2. Dato che stasera allora non sa leggere, devo leggere io. Chiedi se qualcuno sta usando la sedia. E si dei con lei. Ammiccante, 9. 9? 9? 9? Chiedile un consiglio su cosa comprare alla tua amica. Siediti mentre chiedi. Dille che ha letto il libro e che muore alla fine. Chi muore? No. Resta alzato e chiedi cosa legge. Accusala di far finta di leggere mentre in realtà sta cercando uomini. Vabbè, la D è lei da fare. Sì, la spoiler, la suggeriscono infatti. Lei. Ma è tornata lei, è mutata. Raffa, ci vediamo domani direttamente perché non ci sono dopo. Hey. Hi. What you got there? A book. Oh no, what's the... Show me the cover. Ah, that one. Have you read it? He dies in the end. Yeah, he does. Sorry to spoil it. I've actually read it before. Ah, you read it before? So you like it that much, you're reading it again? Well, I read it when I was a lot younger and I don't know if I understood it, so I thought I should reread it. Oh, that's good. Yeah. Anyway, my name's Richard. Brenna. Non può funzionare, dai. This is a playful opener. No. Again, it can work if you deliver it correctly. Maybe she'll look confused at the worst, but you can still carry it on. And so it's actually got a very high chance of success. Ma? No, io riavvio e devo sentire le altre, tanto il primo. No, Ale, non ci credo. Cioè, non è possibile, comunque. Cioè, era quella giusta. Cioè, ma... Non ci sto a capire niente. Ma serio? No, gli spoiler no, ha scritto. Oh,
Revenge in spoiler. No, comunque è ridicolo quello che è successo. Cioè, è vergognoso. Mo va bene che lo sbatte sul tavolo, che lo tira fuori. Va bene che l'annusa da dietro, però... Ma magari... gli spoiler no, cioè. Vabbè. Saltiamo, l'abbiamo già vista questa intro. Space. Quindi, dobbiamo fare la D. Accusala di far finta di leggere, mentre in realtà sta cercando uomini. Esatto. O mette giusta pure questa. Madonna mia. Una... Rocci dice, una volta l'ho fatta a una compagna di classe e non mi ha parlato per 2 giorni. No, vabbè. Calcola, non t'avrei parlato manco io per 2 giorni. Ciao, fantasma, è stato un piacere. E se vuoi, comunque potrei recuperare la fine della live sempre qui sul canale. No, insomma. Fantasma. Ciao, 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 chi va? Sto laggando? No. Okay. Trinciato, trinciato. Questa forse manco l'avevo visto. Rocci? Yo. What's up? Hi, can I help you? Don't look surprised, come on. I know you were just reading that book. And you're like, oh, there's a guy. I hope he comes and picks me up. I'm just gonna pretend I'm reading this book and he'll think I'm really smart. And here I am. Is this your lucky day? Is this a shtick? Are you trying to be funny? Shtick. It's. Well, it's. I mean, it's a happy moment for you because I've come and talked to you. I can't tell if you're joking. No, not at all. I mean, there you are. Blonde hair, short dress. Nice, by the way. Okay, first of all, I don't need to explain my choices to you. You're trash. So, why don't you just. Go? Well, that's one option, and I do like feisty girls, so maybe we could go together. Oh, God. Well, I actually have a boyfriend. You've got a little bit of spirit. You've got a boyfriend. I've got a boyfriend. Boyfriend? He's like your gay best friend that you go shopping with. No, he's like my boyfriend who wouldn't like you. I don't need him to like me as long as you like me. I don't like you. You do like me. I don't. Really. You're very offensive. And even if I didn't have a boyfriend, this would never happen. Because look, you're truly a disgusting human being. Well, you know, that's one opinion, but I it's know my it's opinion, true. And it's the only opinion that matters in regards to how this progresses. You're going to change your mind, trust me. We're just going to spend a bit more time together. You don't know more about my mind than I do, I can assure you. Well, look, your boyfriend's not here, and you're going to like me, trust me. Everyone likes me. I don't like you. I already know. I know. You so. Will. I won't. You will. Really, I'm just trying to read, and you're... Trying to read. I'm... Come on. not this oh again. Oh my God. Okay. No, seriously. It's not funny. You're offensive. And I think you would have better luck with someone else. I have lots of good luck with I'm everyone. I'm sure you do. You have ruined any chance that would be with me. Listen, it's not about my chance, it's about your chance. And today's your lucky day. So put the book down. What's your name? Let's get to know each other. Richard. Richard, let me tell you something. On my lucky day... Yeah, on my worst day, today, I can do better than you, so I'm not interested. Unlikely. I think that an unemployed homeless man would be an okay choice between the two of you. Well, I am unemployed. I'm not surprised. But I have a home. Well, aren't you special? Okay, now put the book down, let's, you know. Really? Really, you should go. My boyfriend will not like you. Boyfriend? Well, he's coming here. Yeah, he'll be here. We're going on a date, actually. Busy little midget that I can just pick up and... No, he's like a football player. American football. Or men are men. They're bigger than the English football guys, mm-hmm. I guess. Look, I guess I'll go, but look, I'm going to leave you my business card. I don't want it. I know that now you don't want it, blah, blah, blah. But anyway, I'll leave it now, and you won't call me now. No. But one night, when you're at home... Feeling a little bit randy, maybe touching yourself. Oh my and your god. Boyfriend's seriously. Out of town. You need to just go. Yeah, I'll go now. Yeah, you need me. To go. Call me when he's out of town and you're feeling, you know, a little bit freaky. Oh my god. And I'll come around and. You just go. Yeah, I'm going. Just go. So call me. No. See ya. But now that was funny, of course, and in the game, definitely, and you should carry on choosing funny choices. However, in real life, bear in mind the overall concept that when you approach a woman, you should be trying to brighten up her day, make her feel good, give her some, you know, interesting feelings. And by being very aggressive, obviously, you're doing the opposite, and it's really bad karma. Rocci,
Vinzo mi stanno a fa morire in chat, però c'hanno ragione. Madonna mia. È praticamente una molestia. Ma io mi immagino se tutte le ragazze che devono essere approcciate, quando dicono di no, dicevano, cioè, con la gente continua, non possono uscire più. Madonna mia, Vabbè. Dai, ci stanno persone che insistono, cioè, voglio dire. Ah sì? Cioè, ma è così, cioè, è d'arresto, cioè, non conto. Ti dice basta, non te voglio. No, io penso che... No, a me mi è capitata una cosa del genere, e ti giuro, porco due... Raccontaci. Allora, stavo al mare, e c'era questo ragazzo che si chiama Christian. E niente, stavamo lì con i miei amici e lui si era aggiunto da poco e ha iniziato a provarci con me insistentemente, cioè stava lì, continuava. Allora io facevo, senti, cioè, non è cattiveria, però non mi interessi, lasciami perdere. Mi ha trovata su Instagram, su Facebook, mi ha trovata col numero di telefono, gliel'avrà dato qualcuno del mare sicuro. Cioè, mi ha perseguita da non so per quanto tempo. Mamma mia. Ma era una cosa impossibile, ti giuro. Una cosa impossibile. E io ero troppo paziente all'epoca. Mi ammollerà una crocca adesso, ti giuro. Più non mi vedo, levo le mie. Mamma, me l'ha fatta di tutti i colori, Ale, veramente. Ok. Ele, tu sei mai stata molestata, invece? Posso dissociarmi da questo discorso? Ok, dissociati, bene, si dissociati. Piangendo, ok. Sto un po' a piangere, sto un po' a ridere, sto un po' a pensare. Però ci dice, un giorno vi racconterò del tizio sul treno che voleva guardarmi l'ombelico sul treno, che per fortuna mi ha preso in una giornata buona. E Minzo scrive, una crocca, per citare Alu. Una crocca, sì. Hai presente una crocca, no? Però... Ok. Comunque l'AI l'abbiamo già fatta. Amica, resta alzato e chiedi se qualcuno sta usando la sedia. Vabbè, amica, vediamo se magari viene qualcosa di cringe. Tanto non si sa mai. Hey, excuse me. Can I get your advice on something, please? Sure. All right, well, what it is. I'm just on the way to shopping mall. And it's my friend's birthday. She's a girl. And I've left it to the last minute, but I need to get her something. And actually, I was looking at you. You've got very similar style. So I wondered, do you have any ideas for like a cool birthday present? I don't know, $30 to $70. What do you think's good? What's the nature of your relationship? Oh, friend. She's friend. Just a friend, like for a few years. Does she like music? Yeah. Well, I would say it's always better to get something that's an experience than something you can hold. So maybe cheap concert tickets. Nice. Yeah, that might be good, actually. And there's this box office place. I could go and see what they've got and see. So, yeah, very good. Thank you for that. Yeah. I'm Richard, by the way. Brenna. Nice to meet you. Nice to meet you. In situations like a coffee shop or in the daytime, an opinion opener works very well to get you into a conversation. And notice that you don't stay standing, you make sure that you sit down in the process of asking the question to get you sitting together. So it's the correct option. Questa per uscire la tetta, sempre di più, ha tolto la mano. Oh, l'altra volta la copriva, oggi la esce, ma che va bene stasera. Diventa bannabile qua, attenzione. Scopri qualcosa di lei. Okay. Usa un libro per metterti in mostra. Dille che ha dei bei capelli e chiedile di venire a casa tua. Chiedile se viene più qui spesso. Venire qui spesso. Vabbè, insomma, come sta scritto. Usa un libro per... Non lo so, non so perché sono abbastanza easy, cioè, ma come rocci. Tu sei easy? E tu per... Con un libro ti conquistano? Oh, io c'ho un amore infinito per i libri, quindi fa un po' te. Allora, l'altra volta avevi detto che ti conquistavano coi soldi. Ti conquistavano col vino, con la birra, mo ti conquistano pure con i libri. Cioè, in pratica... Certo. Ok. Basta che respira. Mi va bene pure il vino di un albero. Va bene, proviamo questa, vediamo.
But you know, I like your hair. It's nice color and long. Thank you. But just one thing, I think it would look really, really good if maybe you washed it and conditioned it and stuff. Excuse me. You know, like get some shampoo, some conditioner, nice brand, you know, just use that in the morning, so it would look lustrous. Well, that is a helpful tip. Like mine. I will. Lustrous. Yes, I will. Listen, it just so happens that I live quite nearby, and I've got this, what is it? You know, Aveda, very nice shampoo. Never heard of it. So you could come back and I'll wash your hair. You know, like they do when you go for a haircut and you kind of lean back and, but actually in the shower, obviously, because I don't have that seat, but I can wash your hair really nice. I've got this great Aveda. It's all natural, organic. And are you inviting me to your house to wash my hair? Yeah, it'd be great. I want to see what it looks like. I've got hair dryer, this is a hairbrush. A first for me, but. Very close though. I'm sure it's tempting. But, of course. But no. No? I'm going to pass. A hard pass. Well, I mean, we can do it another day. No, so... I think I'm just going to have a hard pass indefinitely. I don't really understand that hard pass indefinitely, but I guess it means that you want to meet me again soon. So I'm going to take your number because I see you've got a phone. I'll call your phone now and see it ring so that I make sure it's the right number. And then we can meet another day. This is actually my phone that I use in foreign countries, so it's got the wrong SIM in it, the wrong SIM card. I'm sorry. It's really difficult to get in touch with me. I could give you my SIM and then call my number from Skype and we meet tomorrow. I don't think so. Sorry. No? No. All right, well, you know, we'll meet again, right? If it's meant to be, maybe. Then we will bump into each if other. If it's meant to be. Who knows where, who knows when. Fair we enough. Meet again. Okay, so that's one of my favorite moments in the game. And, you know, it does show a good positive trait, which is persistence. And in reality, maybe she would have broken and started laughing and actually liked you. But there's a point where you need to say, okay, I respect this girl. She said no to me, you know, 22 times. I think that's enough. I'm going to leave it there and I'm going to say, you know what, I'm going to go now, but just wanted to say, you know, you're wonderful, you're lovely, and it was a pleasure to meet you. Bye-bye, have a good day. And you go, and that's it. That way, you're leaving in a nice, gentlemanly way, creating a bit of a better impression. So try and aim for that, although, you know, it's one of my favorite choices, like I said. Dopo gli ho dato fastidio per mezz'ora, ma Vinzo in teoria lui è l'esperto che appunto ha un corso di seduzione famosissimo in teoria, in realtà penso sia diventato famoso con questo gioco e appunto lui insegna come rimorchiare proprio nella vita, è il suo lavoro e questo ci fa capire che tutti possono trovare un lavoro se hanno un po' di fortuna, perché cioè, secondo me mi dissocio, penso sia bravissimo, però insomma. Ma sto morendo freddo. Ele, dici? Ele, devi dirci qualcosa? No, tranquillo, tutto a posto. Non stai piangendo. Ok, scopri qualcosa di lei. Usa il libro per metterti in mostra. Chiedile se vive qui, viene qui spesso. No, Ele, no. Va bene, faccio una a caso. Tanto mi sembrano tutte strane. La B. La B. La B di Padova. Ok. Actually, I like audiobooks as well. Do you like audiobooks? Yeah. Because sometimes I'm in my car, one of my cars. If I'm in like the Lambo, it's cool. I like audiobooks normally, I don't know, like psychology or something like that. If I'm chilling in the Rolls, then I want something more, I don't know, maybe inspirational, kind of leaning back, maybe drinking some champagne or something because it's got a little fridge. And maybe I want something more... Yeah, like inspiration, like a biography of some legendary person or something like that. And I guess, you know, when I'm at home, I've got like the surround system in every room. How many rooms? I don't know, 16 rooms or something like that. So I can have the audiobook like, tracking to every room that I'm in. When I'm home, I don't know, yeah, maybe a novel or something in one of the jacuzzis or... underwater speakers in the swimming pool, listen to audiobooks there as well. So yeah, I really love audiobooks. They're great. I see that. That's a lot of information. Very interesting. Of course.
this is great, actually, you know, it's quite funny, so it's just so dumb it might work if you didn't actually mean it. So much better to keep the attention focused on her, not be going off on any kind of monologue, especially one that is showing off. So how are you able to be free in the middle of the morning on a Thursday? Well, I do have a job, but it's kind of from the laptop, from home, or from anywhere. But it's like internet stuff and with America. So in Europe, I need to wait until they wake up and whatever. So right. I'm kind of free. Yeah. I can be working at home, lying in bed, lying on the balcony, generally lying down. Working. That's nice. So, and how about you? How come you're not at work? No. Well, I work at the university, so I have kind of an unusual schedule. I have some free time during the day, and I work in the evening. Mm-hmm. Nice. Yeah. Allora. Potete leggerlo in chat, il motivo per cui si ride. C'è scritto burrata su una lavagnetta. Questo è il motivo per cui si sta ridendo. Allora, mannaggia. Stasera proprio... ma il fatto è che io ci ho messo la S davanti. Cioè, io ero convinta che ci fosse scritto con la S davanti. Legato al fatto che... Ok, va bene, va bene. Ok, ok. Indovina che lei insegna sesso ed punto. Educazione sessuale sarebbe. Probabilmente. Di che non sei andato all'università e che consideri l'università una perdita di tempo. Scopri se le piace il suo lavoro. O lo fa solo per i soldi? Direi A, ovviamente. Io direi C. Ma no. Ah, e poi C. So what do you teach in the university? Let me guess. So, blonde hair. Oh, careful. No. It's going somewhere nice. Sexy outfit and heels. Uh-huh. I'm gonna say you teach like sex ed, something like that. Not close. No? No. Oh, come on. Look at you. Wow. You're not teaching... You know, ancient history or something, are you? Dressed all like this, sexy and whatever. So you're suggesting I'm dumb? Dumb to teach sex? It's very valuable for children these days. You know, safe sex, not having sex or whatever you teach. What do you teach in sex? Oh my gosh, I am... Not that you can teach me anything. Oh, okay. But I could, maybe would I could... Will you have some just ideas. Leave? I think this is very uncomfortable. Well, when it comes to sex, not to kind of blow my own trumpet, as they say, but I do know quite a lot. Oh. Very experienced. Years. Sure you are. Years and years. Supermodels, whatever. Okay. Lots of experience. So maybe we could meet and I give you some of my ideas, or better yet, show you. No. just leave. When you say no, do you mean yes or...? I mean no. No always means no. No like no. No like you should leave right. Not bad, no. Good, like Michael Jackson. No like I'm thinking about calling the police. Okay, well look, it was lovely meeting you. I do have to go and actually I've got another girl to meet. I Great. Was only being friendly. I didn't actually want to date you. I'm sure she's... She's wonderful. Don't worry, but cool. Maybe see you at the university. I'll pop in for the sex class. Uh-huh. Not that I need it. Okay, so the real life lesson here is not to take things too sexual too quickly. It rarely works. If it does work, it's when she's drunk in a bar. Definitely not in the daytime when she's reading Kafka. Allora, volevo dire ai ragazzi in chat che ho messo gli effetti sonori. Provate a scrivere punto esclamativo tacchino. Vedete cosa succede? Attendiamo. E volevo dire a Binzo che lui dice... Oh. Provate punto esclamativo di Maluemi. No, vabbè, non ci posso credere. Funziona. Purtroppo penso lo spam, ci vogliono 5 secondi di delay. Però va bene. Mm.
ok. Scusate. No, no, con gli allertali ancora non c'è il comando sonoro, purtroppo ancora devo mettere, ho messo solo quello di Alu. Aspetta, lo faccio io. Perfetto. Ok. Dopo questa possiamo andare avanti. Io volevo dire una cosa, mi sono dimenticato completamente. La cosa che sulle frasi che avevano detto loro, perché vabbè, andiamo avanti. Quindi volevate la C, facciamo la C. Oh, che fatica. So you teach at the university? That's interesting. Burrata. Tell me, do you actually like what you do, or you do it just for money? No, I really do like what I do. Great. Uh-huh. You feel like you're making a difference in people's lives and all of this? Yeah, I actually do. I feel like what I do is important and that the information I convey will be valuable to these people and to my students. That could be true because I still remember my teachers from primary school mm-hmm. and in secondary school, I don't know if you're the same, but did you like the subjects most where the teachers were good? Mm-hmm. And then later, maybe you weren't even interested in that subject. So mm-hmm. a good teacher can just change the whole course of someone's life. Absolutely. And like looking back and thinking, what years of school are your favorite? It's like, well, whatever year you had the good teachers, because what you learn is kind of irrelevant. And you're a good teacher? They like you? I think so. I hope so. That's cool. I try. No, I like it, to be honest, because it's very rare. You know, most people just do their job for money and mm-hmm. then they come and moan about it and they hate it. So it's good to meet someone like you who actually enjoys what they do and is making a difference. Thanks. This is a nice thing that you can ask anyone. So well done for picking this. It's the right option. And it can always lead to an interesting conversation. Whether she's into her job, she can tell you why, or she's not, and she can tell you something else that she's passionate about. Sei girata dall'altro lato, ragazzi. What do you teach? American culture. Huh, what does that entail? So kind of quite a few different themes. For example, we kind of started with an overview of American values, which was really interesting. Like freedom and stuff, yeah? Things like that, and even more so, for example, an interesting one is how Americans relate to the future. Like it's something we feel like we can control in some sense. And like Back to the Future, the movie? I don't see how, I don't know what you mean. Okay, but Americans think that they control their own destiny, yeah. Kind of, yeah? Ok, con la schermata su 10% di sconto per la burrata, andiamo avanti. Ecco quelle. Chiedi di cosa si tratta, suggerisci. Burraccia. Ok, farò finta di non aver sentito. Chiedi di cosa si tratta, suggerisci che si tratta di inventare. Se vuoi ti do una dimostrazione pratica. Non lo so, prendi il burro e sburralo. Su di te, Alu. Oh sì, vieni qui. Okay, arrivo, aspetta. Insomma, comunque ciao Rocci, puoi recuperare senti, ovviamente la live no. Se vuoi. Ah, cosa sono i donuts e burgers? No. Non lo so, vabbè. Vengo in tutti i sensi, Alu. Cosa? Vengo in tutti i sensi. A questo mi piace tanto. Okay. Okay. Ragazzi in chat togliete le mani da dove l'avete messe. Allora sfidala così che lei ti spiegherà perché è importante. Tu ti immagini che uno sta guardando la live e sta cagando, togli le mani da dove le hai messe. Adesso come pulisco il culo? Falla sentire orgogliosa del suo lavoro. Allora vediamo un po'. Io la prima voglio sapere che robe. Io pure. Ah, ciambelle e panini, mi scrive Vincent. Boh. Vai. The thing is, I'm a little bit skeptical. I don't know, it's strange that there's even a subject about it, because American culture, can you teach that in like, I don't know, half a day or something? American culture? Like you invented what, a burger and a donut. Ora ho capito. That was in Europe? No. Yeah, it was some Norwegian dude or English guy, probably. No. Pretty sure. I'm sure you're wrong. I'm going to check that. I'll use the internet that was invented in Europe. Will you use Google? Google was from Stanford University, yeah. That was
well done, you made a page with a box and you can search. So but that's not really culture, that's technology. Okay, fair enough. No, we do have a pretty, I would say we have a rich culture. There's a lot of different cultures that have influenced us. Who was American? Michelangelo, Da Vinci, were they American? Well, you're being a little Eurocentric right now. Who was American? Let me think. Charles Dickens, Shakespeare? They're American. Charles Dickens is really overrated, frankly. Very overrated, yeah. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. But who, like, what culture, America? I don't know, I'm drawing a blank, basically. Oh, you can't think of any American authors? Well, I can. What's that Grapes of Wrath guy? Steinbeck. George Steinbeck, yeah. He wrote two mediocre books. But I mean, of course there's writers. Yeah. But I mean, why is culture only encompassed within classic art? You tell me, but it is. I disagree. I don't think it is. I think that's a very English perspective. I'm not saying what you teach is useless. It's just maybe you could teach something else. Well, but that's cool. Well, it's a subject, so. All right. It's pretty valuable. Yeah. So that people don't say offensive things to Americans like this. Okay, well, I mean, you'll tell me more and I'll get to know. Maybe you'll teach me, but. Mm-hmm. I mean, Scusate. I do like donuts, so that's one thing America. We've done that. Big win there, so that's good. Mm-hmm. Yeah, I'll tell them you said so. Although if done kind of playfully, it might be okay. It's probably not the best time to be insulting and teasing, so not the best option. I really enjoy my job, but there is this one little thing that's very frustrating for me. I have this problem where I can't print all the copies that I need, but I want the students to all have their own copy to take home, but then I have to go to the printer like every day and it gets kind of expensive. So what do you think I should do? Pensavo a quella. Comunque, scusate, in realtà, Alu, non dovevano essere attivi gli alert? Scusa un attimo. Non lo so, non è partito. Ah, no, è partito. Ah, si sono attivati, vedi. In realtà non pensavo di averli attivati perché stavo smanettando l'altro giorno, facciamo un po' di lore. E stavo attivando gli alert. In realtà ci sono anche quelli con i bits che non ho messo. In realtà devono essere tutti disattivati, sia quelli con i bits che questi. Vabbè. Niente. Io me l'ho riscattato però. Eh sì, ma è partito, parte in automatico. Ma non l'ho sentito. È in live, ovviamente, non lo senti su Discord. Ma è... Allora, dille che deve essere scocciante e suggerisci di chiedere una maggiore flessibilità circa le cose da stampare. Dille che se ha una collega che non le piace può sempre ignorarla. Tieni sul generico e sul vago perché non ascoltavi. Sii onesto e dille che sei stato distratto da una ragazza. Sul vago, onesto, questa potrebbe essere anche giusta. Comunque andrei di C e poi di se siete d'accordo. Ok, più che altro perché non ho seguito la cosa, quindi sono stata distratta anch'io dalla ragazza che passava. Ok, ti piaceva? Sì, si chiama Ele. Ok, che è mutata, vabbè. Chissà perché, sta qui. Well, when you have a problem like this, it's important to, that's it, you should talk to your boss about the problem. Mm-hmm. You know, whatever it is. Yeah. Not important, but, you know, talk to them in a way that shows that you're on their side. Okay. And that you want the best for the department and should be okay. Okay. That's pretty good advice. Oops, looks like you got a little bit distracted there, but, you know, I understand why it happened. There was a very beautiful girl going by. So you've got your teaching thing. No, vabbè. What else is important in your life? What else do you want to do? I really love dogs and I love to travel. Travel? Yeah. That's cool. Do you travel a lot? I've traveled quite a bit these last couple of years especially. Nice. And where are some places you've been? In Europe, I've been in Prague, Russia, Ukraine, Poland, Lithuania. Latvia. Nice. All of Eastern Europe and kind of former USSR, yeah? Yes. Nice. And tell me, what's the absolute best place you've seen? Like, if people who have never traveled anywhere say, where's the best place that I should see? Where is it? I would actually say that you should go to the United States and go see the Grand Canyon. It's amazing. I can't do it justice with words, but it's wonderful. Okay. Alu, pensavo fossi te, no, tuo cane.
No, era Lucano. Infatti ho pensato mo perché Alu si è messa ulula. No, no, Lucano. Oh, non ulula mai, non ha mai ululato Ale. Sto mai. Bel ragazzo lo emoziona un po'. Ma sta dormendo. Come sta a dormire? Sì, sta dormendo. Vabbè. Guarda che bella. Ha buggato pure il cane. Raccontagli le tue esperienze nel Grand Canyon. Dille che non ci sei mai stato, ma ti piacerebbe andarci. Dille che è noioso lì e che non hai neanche il wifi. Chiedile nello specifico cosa le è piaciuto particolarmente. Dille che il tuo viaggio preferito è stato in Thailandia. E raccontagli nei dettagli le esperienze sessuali che ho avuto lì. Che andiamo di esperienze lei, sessuali. Vabbè, so, do you travel? Yeah, I do. I travel. I used to travel a lot more than I do now when I was younger, and been to a lot of countries, Europe, Asia. Oh yeah, Asia. The Americas. Yeah. Where were you in Asia? Asia, I was in Japan, China, Hong Kong, mm-hmm. like most of Asia, and uh-huh. I like Singapore, but probably my favorite place was Thailand. So, tell me what you liked about Thailand. Well, let's just say for a single guy who likes women, you know, sometimes two, three women at a time, it's just like heaven. God, the things I got up to in that week, just... What do you mean? Well, all your fantasies can come true. You go to the place, there's all these chicks. Not to mince words. You, $50. You're describing prostitution. Yeah, but it's legal there, so it's okay. Oh. Wow, that's a very shocking and admission. It's cheap. The best thing is cheap, and they're pretty, very pretty, uh-huh. and happy. Happy prostitutes. Happy prostitutes. Yeah. Wow, that's really... That seems wrong. And I made them happier, I think. I doubt that. Because okay. the other guys there, you know, there are loads of these horrible, fat, sleazy guys, and I'm, you know, very polite and friendly. This is... I'm not sure this is a... We should talk about this. No, of course. I mean, you asked what I liked about Thailand, and I'm just an honest guy. I understand, honest. I mean, if you ask me anything, you can, but you've got to be ready for the response. So if you ask me what I like doing in Thailand, what I like doing in bed, what I like doing in, you know, other places, a lot of places, I'll be honest. But that's cool. You know, don't need to talk about it. But it was all legal and they were very happy. I guess so. I just don't see how it being legal makes it any less disgusting. It was quite dirty, but I wouldn't say disgusting. But anyway, we don't need to talk about it anymore. That's cool. Okay, so there you have it. Don't go to Thailand. Don't sleep with prostitutes. No. Don't tell people about the prostitutes that you didn't sleep with when you didn't go to Thailand. And you'll be okay. Vabbè, ma scusa, se in Thailandia però c'è la prostituzione, perché quello ti dice non andare in Thailandia? No, Ale, non lo puoi fare, quindi di no, dire le tue esperienze con le tue Va bene, ma lui ha detto non andate in Thailandia. Ma perché? No, c'è blocca il turismo thailandese e così, vabbè. Vabbè, perché lui è così. In Thailandia ci si va per tante altre belle cose, no? Un bel posto. Mi raccomando, tu segnati le cose importanti. Sì, ma so, scrive tutto. Bravo, così bravo. Non faccio gli stessi errori. Quelle in rosso su quelle sbagliate, giusto? Sì. Ok, allora sto a scrivere bene. Perché l'altra volta ho sbagliato, ho scritto che quelle rosse erano quelle giuste. E tu ti capi che questi 3 giorni io ho fatto un po' di pratica, però non è andata bene. E poi ho capito perché. Perché appunto mi ero segnato quelle rosse, provavo quelle. Vabbè. Oh, Ale, mi dispiace. Secondo me... Dille che è noioso, potrebbe essere gialla in base a com'è. Però racconta le tue esperienze nel Grand Canyon. Secondo me se lui non c'è stato, quindi lei dirà dimmi di più e lui non saprà niente. Mm-hmm. Quindi vado di questa. Ella è sempre mutata, poi se non torna. Ah, ovviamente ragazzi, punto esclamativo Discord in chat se volete sapere perché poi sono se n'è andata all'improvviso senza farlo sapere. Un po' di loro del canale. Io lo so. Come tu lo sai? Certo che lo so, io ho scritto. Io pure gli ho scritto, ma quindi ce l'ha con me? Sì, ma io lo so. Ma come lo sai? E che l'ho fatto? No, ma mica ce l'ha con te, scemo. Ah, che ne so, io l'ho scritto e ho tutto bene. Poi non mi ha risposto più. Me l'ha detto, ti è. Vabbè, ma io mi dissocio dalla confidenza femminile. Grazie mille Alex FPSBR per il follow.
Penso non farò leggere il tuo nome Adele, che si, chissà cosa si inventa. Gentilissimo, andiamo sulle esperienze del Grand Canyon. I actually went to the Grand Canyon a few years ago, drove in the car from LA, and I think they have a limited number of people they let in, which is quite good. You know, it's not like full of hotels and Burger Kings and stuff, right? Yeah, It's well, quite protected. there's quite a few. Yeah, it's a national park, so it's very protected. And we went before sunset, saw the sunrise, stayed there all day, watched the sunset, stayed overnight, and then went back. So it was, yeah, very, very beautiful. I'd like to go back. Yeah. This is okay because it's kind of connected to the subject, but it's not the best answer because you're talking about yourself and your own experiences, and it would be more interesting to her. There'd be better connection if you kept it focused on her. Vabbè. Oh, should I say that? No. Oh. I've run out of things to say. Lo sapevo che c'aveva le esperienze. Guarda negli occhi e aspetta che ti parli. Oppure. Distogli lo sguardo e guardati intorno mentre trovi qualcosa da dire. Dille che odi i silenzi imbarazzanti. Scusate, non riesco nemmeno più io a parlare. Non lo so. Questa sera è un disastro. Però secondo me la prima potrebbe essere cringe o carina. E la terza la stessa cosa, dipende da come si svolge. Alla fine non c'è una risposta giusta, una sbagliata. Quello dovrebbe trasparire. Appunto punterei là e quindi... Andiamo su là allora, perché lei è mutata. So are you not gonna get me coffee? I was over by the bar just before I saw you and had a coffee there. And I try not to drink too many. It actually has a strong effect on me, so I don't need that much energy. I've had enough, so I'm good. Correct. Ooh. Now most guys can't do this, you know. So it's very cool. Makes you look very confident and strong. La ragazza a sinistra si inizia a rigirare. And get her to be the one that works. To fill the silence and come up with something to say, because it shouldn't always be you, right? Tell me some things you like to do for fun. Well, since as long as I can remember, I've always loved playing volleyball, so that's something okay. I try to do whenever I can. Nice. I played it at school. They had it in my school, but since then I didn't. But I go to Barcelona a lot and they play on the beach. Do you play beach volleyball? I will, yeah. Oh, very in a nice. Pinch. Are you very good? Yeah. You can do that where you jump and smash sure. it down. Cool. Yeah. That's nice. It's harder on the beach because the nets are higher. But yeah. Very cool. Yeah, it's a cool hobby. And anything else you do? Yeah, probably the thing I do the most is study Russian for hobbies. Dite che nello smash è molto brava? Comunque, cioè, nel senso, puoi parlare. Sì, ti puoi smutare. Se io mi giro e ti vedo mutata... ho capito, ma io ero mutato perché stavo ridendo troppo forte. Ok. Ma no, Marigno, non fa. Ma la domanda è, nello smash, secondo voi, se la cava questa ragazza o no? No, secondo me no. Ok. Dai. Comunque, smash vuol dire battere, l'hanno tradotto. Dille che è una cosa stupida e c'è Putin... che è un diavolo, pure l'hanno tradotto malissimo. E i russi sono solo degli idioti alcolizzati, mi dissocio, però lo dirò. Glielo farò dire. Falli complimenti per aver scelto di imparare una lingua così difficile. Dille che eri un terribile in lingua scuola. Mettiti in mostra parlando delle lingue che parli. Voglio sentire che lingue parla, però io andrei su là per dire quanto c'è cioè, su Putin. Siete d'accordo, ragazzi? Dai. Sì. Ok. Avete qualcosa da aggiungere? No. Okay. Russia. And Russian, that's kind of weird to be honest. I mean, can you pick like a better country or better language? Well, I know that, I mean, there's certainly the people sometimes think that maybe Europe is more interesting or safer or something, but I've spent a lot of time in Russia and it's wonderful. Well, I mean, look at Putin. He goes around invading everywhere, blowing stuff up. Look at Putin all is these just one facet of a very complicated place.
lots of vodka, bears, snow. Isn't it just like a desolate wasteland full of horrible people? It's really not. The people are wonderful. There is some issues with alcohol. 1 foot gold digging and beating people up, isn't it? You need to get out of, if you go beyond Moscow, I think you would find in the small towns, people are really pleasant. Peasant or pleasant? Pleasant. Sounds... It's wonderful. Sounds disastrous. And also, look at they have literary giants. Dostoevsky, he's amazing. Yeah, people like Tolstoy. He was pretty good, but look at all the politics and stuff. I mean, what are you, like a communist or something? No, I'm not a communist. And actually, neither... You don't love freedom and the American way and all that? Russia is not a communist country. No, but it's like how long's Putin been in power? Like 100 years or something, right? And he used to be the boss of the KGB, it's just a... Yeah, FSB. Yeah. Well, I think if you can separate yourself at all from one aspect, you don't have to like everything about a culture to appreciate it. So you study Russian, you like Russia, but you're not evil, is what you're telling me. That's what I'm telling you. Okay. And neither are they. Mi sta fanno gli astu di evil. Thank you. The lesson here is to try and be empathetic. So if someone's taken the time to study Russian, why don't you find out why, right? It takes a lot of effort. A lot of energy, it's a lot harder than other subjects, so before you judge, try and listen a little bit and you might learn something. Ah, meno male me l'hai detto te. Sentiamo le lingue che parla. Oh. Sicuramente qui ci voleva Poison se parla lo spagnolo, ma Poison non c'è. E quindi, insomma. Russki? Io тоже говорю. Oh, scusate. Russki? Да, очень хорошо, конечно. Откуда ты знаешь? Ah, просто. И... I speak many languages as well, not only Russian. 我会说一点 中文, Chinese. Oh wow. 请说了吗? 你好漂亮. Yeah. What else do I speak? Japanese. 私は日本語が分かりますか? Japanese. 素晴らしい. What else? Arabic. Salam alaikum, Habibi. Yeah. Mm-hmm. This. German, yeah, German, got quite good German, been a while. Schnell, los, show me your papers, like this. Hablo español. Hablo. Yeah, habla is girl, hablo, man. Italiano, che cazzo, Finocchio. No. I speak those as well, but cool. I speak most languages. There's when they have like this tribe in the Amazon and they don't meet the outside world. Clicks and whistles. I'm not so good with those, but otherwise, pretty much every language I can speak. So wow. Yeah. If you like languages, then you're the hot ticket. I'm the man. Okay. And many other things, but languages. Mm-hmm. È bannabile studio. Okay, cool. That's nice, but again, it's always better to keep the conversation focused on her. It's an interesting subject, right? There's a lot to say about it. She's got a lot of feelings, a lot of things that she could tell you about it. Why not use that as an opportunity to connect rather than talking about yourself now? You could wait until she actually asks you, which she logically might if you give her the chance. I noticed you have an accent. Do you mind if I ask where you're from? England, actually. Whereabouts? Was born in London, but actually, you know what? When I was young, I lived in South London, and they have a strong accent there. It's like South London and things like this. But because I travelled a lot and I moved, I've lost most of my accent. But do I still sound British to you? Yes, very much. Oh, that's good. Ma comunque, mi ha fatto, cioè, ha ritirato sulla live il gioco quel pezzettino là. Io sono scioccata, no, pazzesco. Poi ho visto la mano, davvero italiano. Ma quanto dura sta cosa? Non lo so, penso stia finendo, lo spero, perché mi ha annoiato sul quarto episodio. Il secondo episodio, secondo me, era quello, troppe aspettative ci ha creato. Ti piace il mio accento britannico, no? Dille che le ragazze impazziscono per il tuo accento britannico, che proprio grazie ad esso ti scopri un sacco di donne. Ok, questo sarà da fatto. Raccontale di cosa pensano gli stranieri sugli inglesi e chiedi come si comportano con lei che è americana.
It's funny you should ask me about my accent because girls just go crazy for it. Do they really? Yeah, maybe you are a bit now, but we'll get to that later. But yeah, just everywhere I go, oh my God, are you British in America or in, I don't know, Brazil, everywhere? Say tomato, say tomato, say this. And then they just don't have to do anything, can talk about the most boring subject and the girls are just, you know, like this. So yeah, just girls want to sleep with me based on the accent. When I travel, in England they don't, but you know, when I travel they really do. So that's why I travel, to be honest, just get laid a lot. Gross. It's my accent. That's very gross. Very lucky, lucky. Proud to be British because of that mainly. So if you want me to say, you know, some stuff, tomato, potato, or whatever you say, with my English accent, tomato. No, how does that make you feel? I feel nothing. Does it make you randy? Oh my God. You like it? No, I'm sorry. I don't fetishize the British accent. Oh. Sorry. What accent do you like then? I don't fetishize any accent. Ugh, it's a bit boring because I can do French accent and, you know, a few other accents. Oh yeah. You're telling me it's wasted on you? It's wasted. So I need to get you wasted. That's the way. Or... something else, yeah. Okay. Although it's very true. 100% true. Don't need to say it, do you? Ma? Lui dice che è vero, ma non devi dirlo. Mamma mia. Sì. Che accento ti piace? Quale accento ti eccita di più? Ah, lo vuoi che dico il romano? Non ho capito. No. Dai, no, voglio saperlo. Ma perché ridi così? Scusa, è che sta cosa mi fa morire. Ok, no, ok. No, non è che accento, non sono feticista degli accenti, sono come la donzella qui. Wow. Tu, Ele? Io direi, ti piace il mio accento britannico. Ah, ok, non hai capito niente, Ele. Va bene. No, ho capito, ma non voglio fargli quella giusta. E no, non mi piace nessun accento, tranne quello di Ale. Oh, okay. And I guess you like my British accent. Yeah, it's nice. That's good. Yeah, most people like it, so it's good. I'm happy I was born in England and not like Germany or something. Or... Really? Yeah, what do you think? German accent is kind of I think it sounds fine. Yeah? You like Arnold Schwarzenegger? He's Austrian, but yeah. Ah, yeah, but similar accent. Yeah. Cool, okay. A little bit too cocky, not the right time. Ma quando lo dovrebbe essere? Dille che ti piace e che vorresti rivederla. Dille che la trovi davvero bella e che vuoi invitarla ad uscire. Chiedile cosa le piace fare nel tempo libero. Diretto subito. Diretto. Well, listen, I hope you don't find it forward of me, but I just think you're stunning and I want to take you on a very romantic date. Dinner, candles, the whole works. That's really sweet, but unfortunately I actually am kind of seeing someone. Room, is it very serious? You're going to get married? It's pretty serious. Maybe room for a little, you know, trial date, and if it goes well, you could... No, I don't think so. Him. I'm pretty serious about him. Okay, well, nothing ventured, nothing gained, as they say. It's great to meet you, and I'll go and cry. No, I mean, I'll go for... No, it was okay. All right, see ya. Bye. It's too early to make that kind of move. That's why that didn't work. Posso dire da cosa l'avevo capito che parlava così bene italiano? Da cosa? Da come scrive i sottotitoli. Vabbè. Mamma mia. Che pazzo. Quale volete, Auci? Fai quella giusta. Ok, lo riformulo. Quale volete, Auci? Ok. Quindi secondo voi è quella giusta. It's been wonderful speaking with you, so maybe I could get your number and we hang out sometime. I'm sorry, it really was nice talking to you, but I just, I don't think so. Why, you don't like men or you have a boyfriend? I just don't want to see you again. Oh, boom beach. Okay, but it was nice, right? Nice conversation. Yeah, I liked it too.
Yeah, well, I wasn't going to see you again as well. I just said it to be polite. Okay. That's right. Don't worry about that. Cool. Mm-hmm. See you then. Enjoy your book. Thank you. Coffee and... Yeah. This is a case of going for the number when you're not sure that she likes you. If you are having an open conversation, if you find things that you could do together, if she's smiling, then you can ask for the number. If you ask for it otherwise, you know, even if you're persistent, it's likely to fail. C'è davvero tosta questa comunque. Comunque, voi avete suggerito là, quindi vuol dire che il 100% delle ragazze presenti qui in vocal con me hanno suggerito la A come risposta giusta, in realtà era completamente sbagliata, quindi o siete voi che non siete delle donne a modo, oppure è lui che non ci capisce un cavolo di donne. Boh, fate. Boh, ma c'hanno un metodo di rimorchio diverso dal nostro, cioè... Tutto sbagliato, è tutto sbagliato. Esatto, esatto. Quindi andiamo con l'ultima. What do you like to do in, I don't know, for fun, like in the evening? Because you study Russian and whatever, but do you drink, dance, anything else? All of the above, yeah. Yeah? Mm-hmm. At the same time? When the mood strikes, yeah. Very cool. Yeah, I like going out sometimes, cocktail bars, different bars. And do you smoke shisha? Hookah. Yeah, hookah you call it in America, right? Yeah, I have from time to time. I'm not a huge fan, but... I quite like it. They say it's really unhealthy, but it seems unhealthy. Once a month, but you don't cough after it, so therefore, it's healthy. Yeah. So we need to do it sometime, like shisha, hookah, cocktails, and then dancing. Oh, maybe. When you want to transition to seeing someone again, it's very good to build up a picture of the kind of things that they do, the way they spend their time, because you might find a mutual connection. You find that you share some activities or that you do some things that she wants to do, she does some things that you'd like to try, and then it makes it very easy to then go on and suggest the date from there and take the number. And do you have any other outdoor, like, active stuff you like to do? Yeah. You said volleyball, but anything else? Yeah, I grew up in the country, so I really enjoy a lot of nature activities. I like hiking and I love fishing. Fishing? Fishing, yeah. A girl who likes fishing? It happens. Mm. Yeah, wow. We exist. That's interesting. So fishing. I've never done fishing, but I imagine battute. Well, mm-hmm. Walking in parks or, yeah, mm-hmm. hiking if you've got somewhere like that. How about bicycle? I like that too. Yeah. Well, that's something else we could do one day, like take some bicycles, ride out somewhere. Yeah, mm-hmm. That would be nice. Cool. Andiamo le battute sul pesce, se c'è. Chiedi che piani ha per la prossima settimana, tocca nel viso, chiedi che tipo di uomo le piace, falli il test psicologico, il cubo, per forza il test psicologico, scusate, ma non voglio sapere cos'è il cubo. Quelli dell'altra volta ci hanno emozionato. Test delle fragole. Test delle fragole. Ah, non dirò la risposta, ma ho fatto il test delle fragole a Adele, che si era addormentata. Però la risposta, punto esclamativo, Discord in chat, in mi privato. Mi piace uguale. Fare il test psicologico, il cubo. Are you interested in psychology? Yeah. Have you ever done this psychology test called the cube? Mm-mm. Right, it's really interesting. Do you want to do it just right now? It takes like 1 minute and it will tell you all about your personality. Sure. Okay, so close your eyes. And I want you to imagine that you're in some place, there's like a landscape, anything you like. Mm-hmm. And in that landscape, there's a cube somewhere. And describe to me what the cube looks like. Okay, it's silver. Yeah. It's floating. Okay. It's small, like the size of a die. Okay, cool. And then somewhere in relation to the cube is the ladder. Can you describe the ladder? Okay, it's green. Mm-hmm. It's one of these ladders, not one of these ladders. Mm-hmm. How big is it? Like 3 times the size of a person. Okay, pretty big. And then somewhere in this scene, there's a horse. Okay. Can you tell me like what it's doing and what it looks like and stuff? It's grazing. It's a paint. Okay. And it looks very healthy. Is it close to the cube or not? It's probably 30 feet from the cube. Okay. And somewhere there are some flowers. Tell me about the flowers. The flowers are by the horse. The horse is eating the flowers. Ah, that's interesting.
And the final thing, somewhere there's a storm. Where is it? In the distance, near the mountains. Very good. All right, open your eyes. So this tells you, this tells me about your character. So the cube represents your view of yourself. And if it's very big, it means you've got a huge ego. Mm-hmm. But it's quite small, so it means you're quite humble. But then it's silver, so you think, you know, you have that self-confidence that you've got something, you know, special and a little bit shiny, and that's mm-hmm. good. And then the ladder represents your ambitions. So the fact that it's quite big and bigger than the cube and not like under it or whatever else means that you have quite big ambitions. So the horse represents your man. So it was quite good that he's healthy and, you know, looks good and that he's nearby, right? He's mm-hmm. not far away, which would mean he's not on the horizon or anything. And then the flowers represent your children that you're going to have in the future. So it's good that the man is near them, that he's not like an absentee dad or something, mm-hmm. right? But a bit strange that he's eaten them. So I don't know. Don't know what to think about that. Okay. The final point is positive as well. It means that you have a sunny disposition because your problems are represented by the storm and it's in the distance. You know, some people have the storm overhead and it just means that they've always got problems or that at that moment they're in a dark period in their life. Hmm. So, does this sound pretty accurate? Yeah. Cool. That's very cool. This is quite interesting. It's a psychological game. There's a book on it and a lot of pickup artists have used it. It's quite an interesting psychological test. Again, like the reason it's not the best choice is it's better if you can do without it. But if you'd like some, you know, little tricks and tools that you can carry around with you and use when necessary, this is okay and you can use it. So it doesn't destroy anything, but I'd say it's not the best option. Microfoni. L'ho spostata apposta. Vabbè, comunque lo dobbiamo fare poi, sono sto giochino. Sei d'accordo? Suggerisci incontrarvi per un drink. Non ho ascoltato il giochino in realtà. Vabbè, no, lo risento, me lo segno, insomma. Cioè, chi se lo ricorda a memoria. A me sembra se l'ha inventato sul momento. Dice una cosa a caso. Vabbè, suggerisci di incontrarvi per un drink. Dille che hai qualche minuto libero e invitala a fare sesso in bagno. Ok, lo farò. Suggerisci di vedervi per fare hiking qualche volta e prenditi il numero. Prenditi il numero e dille che la contatterai. Allora, io dico che la C è giusta, quindi andiamo con la B. Sesso in bagno. Listen, I think things are just going swimmingly between us, so... I microfoni. Is something. There's a restroom over there, right? And wait a second while I tell you my plan. You seem like an adventurous girl. Correct me if I'm wrong. You said you like, you know, doing different things. So what we're going to do, you're going to go to that restroom, and I'm just going to bang your brains out. Oh my God. No. No. Just... Well, just quickly, 3-4 minutes. No, I don't even know what to say. This is so shocking. Well, I know offensive. You're happy. I know you're happy. No. You can say thank you. It's going to be great. You're a pervert. And I want you to leave I've my table. I've heard that before. No, I'm sure you have. I'm going to Really, you need to leave. I'm going to leave this the table. No, yeah, yeah. I'll tell you what I'm going to do. You're going to love it. I'm going to leave the table. I'll go and wait there. Okay. Get ready, you know, so to speak. You go do that. You come and join me in like 30 seconds so that people don't see us growing together, all right? So you're going to come in 30 seconds, all right? Mm-hmm. Yeah? You'll be there? No, I won't be there. Just go. Go to the bathroom. I don't need to go to the bathroom. I don't need to... I'm not going with use you. Use the bathroom in Listen, that. Really, this is totally inappropriate, extremely offensive, and I have been very clear. I get it. You're a shy girl, but trust me, this is going to be like the best 5 minutes of your no, entire life. No, seriously. Just leave. Get lost. No more. I don't want... Not another word. You do nope. want... Stop. Seriously, you're just, creeping me out. Just give me... No, I don't... Wait until you see what I've got I am here. Serious. You're extremely creepy. I want you to leave. Extremely creepy? Extremely creepy. Look, I've had it with you. I'm not going to... It's like, okay, oh, just please I don't, take $1 million. No, I don't want it. No, it. I don't want it. Here, have these Lamborghini keys. Drive it. No, go. I don't want it. Okay, go. Fine. I'm going. True gentleman. Yeah. Insomma. Insomma. Allora, quindi? Vabbè, io direi la C. Ok. C.
So you like hiking and outdoor stuff, and the weather's pretty good at the moment. So one day we could take a little trip or meet in the evening. Anyway, lots of stuff. We've got lots of stuff we could do together. So why don't you give me your number and we'll arrange something. Ora la chiama in uno squillo. Exactly right. It flows very smoothly to find something that you both like and then suggest doing that as the reason to see each other again. It's way better than just saying, hey, give me your number, or hey, let's go for dinner tomorrow. Ma la prima gazzecchi, vabbè. Dille ciao, sii carino e dille che è stato bello incontrarla. Freddamente dille ciao e dille che la contatterai. Stringi la mano a lungo. Un abbraccio per salutarla e poi prova a baciarla. La D, la C, e la A è giusta, quindi la B sarà giusta a metà. Quindi D, C, A. D, C, A, perfetto. Bene. Ok, so I'm gonna get going, but it was lovely to see you. Yeah. Come, give me a little hug. too soon? Yeah. Okay, don't worry. I'll call you anyway. Okay. See you soon. Bye. Bye. The surprise kiss never works. Remember that a kiss should only come after you've created a nice seductive bubble and she wants it and she's given you all the signs that she's ready. E beh, direi. Insomma. Stringiamo a lungo la mano. Per me è giusta, però vabbè, vai. A lungo? Cioè, lui normalmente ci mette 5 minuti per farsi dire no. Cioè, davvero, si fa di 30 volte no. Cioè, tu immaginalo. Vai. E lui stringe la mano, lei dice, mi lasci la mano, e lui continua. Ok, so I'm gonna get going, but it was wonderful to meet you. And, you know, I guess we'll meet again soon. Yeah. Do some stuff, I'll message you, and... yeah, it was lovely to see you. So. You too. I'll take my hand. Bye. Just because a girl allows you to touch her doesn't mean you should touch her as much as possible. We need to, you know, keep that respect and not overstep the boundary. So the minimum is good. Fast touches, soft, and not like that. Vedi, lo abbiamo capito che cioè a te quell'approccio piace, però... No, non mi piace per niente, però magari poteva essere giusta e divertente. Ah, ok. Cioè, specifichiamo quando qualcuno mi stringe la mano troppo non si quindi se ti incontrano a parte vabbè ora che non si stringono le mani però io se incontro le persone che conosco già da qualche mesetto cioè io piglio l'abbraccio direttamente mi dissocio andiamo su là. Well, look, I should be heading off, but it was great meeting you, really cool. Really happy to meet you and yeah, see you, bye. Molto impacciato comunque. Oops, you know, you got right to the ends, but this is a little bit too much. Being warm at this point, totally unnecessary. And if anything, makes you look like a little bit of a wussy and might make her change her mind about seeing you again. Ti fa sembrare una femminuccia. Vabbè, dato pure bene secondo loro. Situations like a coffee shop or in the daytime, an opinion opener works very well to get you into a conversation. And notice that you don't stay standing. Confermo. Vabbè, comunque... Ok, è andata così. Buonanotte, io vado adesso. Ciao, Bonet. Bonet, ti sei perso tutta la live, puoi recuperarla sul canale. Allora, la prima ora è bellissima, la seconda ora è una noia. Grazie dell'alert che funziona, in realtà dovevano essere disattivi, li ho solo impostati per prova, anzi è meno male che ho modificato le cose, perché non dovevano funzionare questi alert, di la verità, però va bene. Bambini. Una cosa che potrei fare con gli alert è potrei metterli a tipo 100.000 punti per mettermi le canzoncine che faccio partire quando voglio io, perché tanto ce l'ho infiniti. Eh beh. Ah, ottimo, in realtà dovrebbe funzionare ogni minuto, però va bene, a quanto pare si possono spammare. Dopo lo sistemo, comunque è stato un piacere. Già. In qualche modo ci siamo divertiti, è stata una serata unica, particolare. Mi spiace diversa rispetto...
più, in realtà, più frizzante all'inizio e più scemante alla fine, mentre la prima è stata il contrario. La prossima volta faremo da amica fidanzata, dopodiché faremo primo appuntamento Alexa. Primo appuntamento Alexa, perfetto. Alexa, che è quella dell'inizio. Perfetto, perfetto. Però questo giro vogliamo poi, Sansu. Sì, magari ci mettiamo un po' di più a organizzarla. Qui l'abbiamo organizzata dopo 3 giorni, però magari quindi sarà magari settimana prossima, anche magari verso metà fine settimana prossima, siamo tutti e quattro e dell'umore giusto, dai. Facciamo venerdì sera. Che dici? Ok, venerdì sera prossimo però. Quindi Perfetto. ci sta, va bene, va bene. Rimaniamo così Bene. in caso, punto esclamativo Discord in chat, e se ci sono cambiamenti lo saprete. Ciao ciao. Ele. Sta dormendo. Aspetta, aspetta, la saluto io. Alu? Ecco, perfetto, andiamo. Hai imitato il russare di Ele? Amica? Probabile. Vabbè, comunque non era Ele che russava, era Alu che faceva bolla spiritosa, non l'ho capito. La parte più bella è stato il Mazza. cane che ha ululato. Vabbè. Ma si sente? Si è sentito, si è sentito. Blocchiamo questo spam, sistemerò le cose degli alert, è stato un piacere, ragazzi. Bye bye. Ciao, ciao.